di politica più che di persone. Siamo da un po' troppo tempo a questa parte, anche nel nostro partito, a parlare più spesso di persone e di cariche piuttosto che di contenuti, mentre anche nella nostra assemblea il leitmotiv è stato i contenuti, il lavoro, la tematica del lavoro, insomma, tutte cose che sono un po' distanti da quello che poi andiamo alla mattina a leggere sui giornali rispetto ai nomi di chi farà l'assessore alla sanità piuttosto che alle infrastrutture. E devo dire, anche un po' strumentalmente, questa cosa non ci aiuta anche nella sensazione. Poi c'è stato l'astensionismo. Ora, sulle motivazioni dell'astensionismo, anche nel nostro quartiere, insomma, si è palesato magari leggermente meno rispetto ad altri quartieri della città. Voi sapete meglio di me che Bologna, nonostante tutto, nonostante comunque il dato sulla scarsa affluenza sia generalizzato, ha dato un contributo in più. E pochissimi dati, prima di cedere la parola anche a Francesco, che così avrà modo anche di presentarsi come segretario dell'Unione San Vitale qua nelle nostre sedi, come San Donato abbiamo avuto circa il 54,29% rispetto alle preferenze sul presidente Bonaccini. Fabri si è fermato ad una media leggermente inferiore, che è il 22,38, e il Movimento 5 Stelle con la Gibertoni al 12,63. Se ci spostiamo al dato sull'indicazione delle preferenze sul partito, siamo intorno al 46,04 per il Partito Democratico. La Lega prende meno rispetto a Fabri come candidato presidente, si ferma al 13,50, che è comunque un dato maggiore rispetto alla precedente tornata elettorale, e il Movimento 5 Stelle il dato è esattamente uguale a quello della preferenza del candidato presidente, cioè 12,63. E dall'analisi del voto al Job Act, ecco, sul Job Act le posizioni possono essere le più disparate. Oggi alla Camera stanno lavorando sulla legge delega, quindi ancora molti dei contenuti che sono stati approvati sono in itinere. E io vi porto la mia esperienza personale, che è un'esperienza particolare. Io ho 29 anni e quindi dal mio punto di vista credo di essere anche uno dei pochi fortunati che in questo momento ha un contratto a tempo indeterminato. Sudato nel tempo, perché mi sono fatto anch'io 4 anni di apprendistato, ma oggi a 29 anni poter dire di avere un indeterminato, credo forse di essere uno dei pochi privilegiati della mia generazione. C'è una marea di persone. Vi faccio un esempio breve, insomma. Mia moglie, per esempio, ha fatto tanti contratti a termine, tante proroghe, prima il Coco Pro, prima contratti proprio determinati, e poi sapete meglio di me che molto spesso le aziende, no, quando si trovano alla fine della possibilità dei tempi determinati e devono fare il salto di qualità con il tempo indeterminato, investendo definitivamente su una risorsa, in un momento come questo fanno una grande fatica. E devo dire, il leitmotiv, e d'altronde il dato sulla disoccupazione la dice giovanile, la dice lunga questo a riguardo, il leitmotiv è aspettiamo di vedere. Ora, per esempio, mia moglie, ma come altri giovani, si trovano a fare tanti colloqui, io ho avuto modo di parlarci, e molte aziende in questo momento stanno dicendo: aspettiamo di vedere che cosa ci sarà in questo Job Act da gennaio, perché pare, appunto, lo sapete, no, il discorso delle assunzioni per le nuove assunzioni e tutta una serie di questioni anche importanti, se volete, per far ripartire il mercato del lavoro. E a questi colloqui gli stanno dicendo: aspettiamo, noi avremo anche bisogno di cominciare a reinvestire un po' sulle risorse, perché il nostro, insomma, c'è al nostro interno una generazione anche anziana che ha bisogno di un ricambio, perché l'azienda deve poter andare avanti. E molti stanno bloccando anche questo ragionamento, tant'è vero che il dato di dicembre sulla disoccupazione è disarmante, siamo praticamente al 44% se guardiamo i giovani che vanno da 18 a 35 anni. È un dato che anche in Emilia-Romagna non avevamo mai visto da tanti anni a questa parte. L'augurio è che, a prescindere dai discorsi articolo 18 piuttosto che non articolo 18, lo dico anche molto, come posso dirvi, molto, molto personalmente, l'augurio è che si rimetta in moto, garantendo comunque delle tutele, si rimette in moto un percorso, perché molti, molti giovani della mia generazione hanno bisogno di avere un'opportunità e di pagare anche le future pensioni di coloro che adesso, per esempio, hanno la pensione o che ci stanno per arrivare. Per cui
spero che serva a sbloccare una situazione, a rimettere in moto delle energie che oggi devono essere rimesse in moto. Spero che, siccome il contemperamento fa i diritti e le nuove possibilità è un contemperamento difficile, spero che se da un lato si garantiranno alle aziende sgravi anche importanti ai nuovi assunti giovani, spero che da questo punto di vista ci possa essere un'inversione. E una cosa devo anche dirla, spero che le aziende e gli imprenditori non si approfittino di questi sgravi, continuando poi a fare in modo che questo contratto a tutele crescenti non sia l'ennesimo determinato che si protrae nel tempo. Quindi il contemperamento anche rispetto a questa tematica è un contemperamento non facile in una situazione drammatica. Voi lo sapete, spesso e volentieri, anche per il lavoro che faccio, mi occupo di un po' di borsa, un po' di finanza, ci stanno bastonando da un po' di tempo a questa parte. A livello europeo non abbiamo ancora avuto il mandato completo rispetto alla legge di stabilità, ci sono ancora alcuni punti. Io spero che, e riprendo anche l'appello, che secondo me è un appello giusto, del ministro dell'economia Padoan, che dice che sul discorso del piano Juncker, quindi questa possibilità di investire nell'economia almeno 300 miliardi di euro, sì, milioni di euro, scusate, sia una possibilità importante per rimettere in moto la domanda interna, perché è la domanda interna che caratterizza da questo punto di vista quella volontà delle imprese di tornare a reinvestire, quindi di ritornare ad assumere, quindi di tornare a mettere in moto nell'economia. Insomma, siamo un po' tutti keynesiani in questo momento, almeno io mi sento tale, per cui la discussione è ampia e se siete d'accordo farei almeno interventi da 5 minuti in modo per dare a più di voi la possibilità di intervenire. Francesco. Sì, io parto scusandomi, ma in questi giorni non sono stato bene, quindi ho ancora qualche strascico di un po' di tosse e raffreddore. Quando l'idea era quella di iniziare a lavorare anche politicamente, anche come PD, per iniziare anche quel percorso di unificazione tra i due quartieri, quello del PD San Vitale e quello del PD San Donato. E quale cosa migliore se non parlare proprio di politica, iniziare a conoscerci, parlando un po' di temi. Sicuramente, come diceva anche Marco, il titolo di oggi si parla dall'analisi del voto al Jobs Act. Sono dei temi molto ampi, all'interno c'è tutto quello che è successo in questi periodi, però sicuramente dal mio punto di vista sono sicuramente anche uno legato all'altro, perché lo scarso astensionismo di certo passa anche tra le maglie di quello che è questo Jobs Act, una legge delega che per quanto mi riguarda non lascerei una delega in bianco su temi così importanti, cercherei comunque, in base anche a quelle che sono le indicazioni, di seguire quello che verrà. Quando si parla di togliere dei diritti, partendo dall'articolo 18, sostituendoli a dei diritti crescenti, mi viene da pensare qual è il welfare, quando adesso si va a togliere la possibilità del reintegro, ma si parla di indennizzo, quindi come una persona viene riassorbita all'interno del mondo del lavoro, quali sono le sfide che la classe imprenditoriale e cosa farà lo Stato affinché si riesca a creare una nuova classe imprenditoriale che riesca a permettere nuovi posti di lavoro, quali sono i fondi destinati alla ricerca e sviluppo. Cioè l'Italia deve rimanere in questa condizione, deve rimanere con le industrie che hanno un sistema produttivo molto più vicino agli anni 80 che al 2010, dove quando si parla di green economy cosa si fa. Quindi sono tanti punti interrogativi su cui io penso che il nostro partito si deve controllare e deve monitorare quelli che saranno i passaggi futuri, anche perché qua si parla molte volte della disoccupazione, di una disoccupazione giovanile che molte volte è legata anche a quelli che sono i problemi che adesso attanagliano l'Italia.
quindi si parla delle pensioni, del carico INPS, del futuro, di quello che possono essere un welfare che ormai si fa in famiglia e non più garantito dallo Stato. Quindi vedo positivo l'idea di un'agenzia nazionale per il lavoro. Inevitabilmente questo passa dal consenso che tutti i giorni come partito noi facciamo il nostro lavoro. Ieri c'è stata una manifestazione della CGIL che ha portato dai dati diverse milioni di persone in piazza, e anche da lì bisogna partire da quello che è stato il primo dato dell'astensionismo, riuscire a far entrare quelle persone che fanno parte oggi dell'astensionismo a essere i nostri futuri elettori. Poi di certo a livello politico in regione non c'è stato un vero confronto, abbiamo avuto un candidato designato, un candidato che avrebbe vinto, ma non di certo un forte dibattito. Quindi io penso che tutte queste cose debbano essere messe in fila, debbano partire da un rilancio dell'Italia, passando da quelle che sono le politiche della nostra regione, che riprenda e rinforzi e rilanci il modello dell'Emilia-Romagna, soprattutto in regione, che sia capace di rilanciare una sfida agli imprenditori o diciamo ai giovani per creare nuovi posti di lavoro, anche nuova capacità imprenditoriale con nuove sfide e nuovi mercati, e che riesca e che non si soffermi solo alla possibilità di licenziamento di una persona, perché sarebbe molto riduttivo, non sarebbe quel grimaldello giusto per far ripartire una macchina che in questo momento ha bisogno di questa benzina. Stiamo vedendo in questo, purtroppo le tasse sono quelle che sono, molte ditte stanno delocalizzando, non la Fiat, si parla anche di Ferrari, cioè grandi marchi che stanno andando all'estero, anche quello poi ricade sul nostro mondo del lavoro. E inevitabilmente quello che è il ruolo della politica, quello che è il ruolo degli amministratori, la legge anticorruzione. Stiamo vedendo ogni giorno, apriamo dei giornali dove vediamo che gli amministratori, quelli che dovrebbero semplificare, quelli che dovrebbero aiutare, passano, molte volte sono dall'altra parte e fanno i loro interessi, non gli interessi della comunità. Beh, noi da lì, da una questione morale che vedo che Andrea spesso è in giro anche su questi temi e in tempi non sospetti poneva l'accento su queste tematiche, quindi sono tutte questioni che fanno riferimento all'Italia, la crescita dell'Italia è quello che noi, la nostra comunità, passando dalla nostra regione, deve fare. Io chiudo così, avendo messo un po' di carne sul fuoco, però volevo chiudere con una domanda. Si parla, oggi è sabato, domani ci sarà l'assemblea del partito, e Andrea è uscito un po' sui giornali come uno di quelli della fronda dissidente nei confronti del nostro segretario nazionale, e quindi si parlava di due persone, due figure, tra cui Andrea, uscire, i prossimi usciti dalla segreteria nazionale. Quindi volevo avere anche, visto che abbiamo la fortuna, la possibilità di averti qua, informazioni anche su questo, e quindi ti passo la parola su questa domanda. No, gliela rubo io la parola un istante solo per dire. Salutiamo il PD Cirenaica. Intanto solo per ringraziare le due unioni di quartiere per aver scelto il pilastro come zona di partenza per questo dibattito. Un ringraziamento a tutte e due le parti, sia chi è da questa parte della scrivania, credo con i tempi che corrono sia la cosa più giusta parlare con tutti e il più aperti a tutti. Un ringraziamento a voi, perché credo che non sia così popolare oggi parlare di politica tra i nostri cittadini. Lo abbiamo vissuto nei banchetti della campagna elettorale, l'abbiamo vissuto, per chi l'avesse dimenticato, nelle primarie che abbiamo fatto per le regionali, l'abbiamo constatato e abbiamo avuto il timbro con l'astensionismo sulle regionali.
per quanto ti riguarda, per quanto ti riguarda, a parte, ripeto, questo ringraziamento sincero, vero, che, al quale corrisponde un impegno da parte di tutti i militanti e gli iscritti a questo partito a sostenere, pur in una fase così difficile, gli sforzi di adesione e di presenza tra i cittadini, la estrema sintesi vista da questa parte è ancora molto semplice. Non esiste in questo paese la possibilità per nessuno, si chiami partito, si chiami sindacato, si chiami istituzione, per parlare solo con se stesso e pensare di risolvere i problemi al suo interno. I problemi si risolvono se riusciamo a risolvere i problemi di questo paese, e questo paese ha bisogno del nostro contributo, non del nostro litigio quotidiano, per affrontare i tanti problemi, pochi di quei problemi che abbiamo visto emergere in questi giorni possono essere definiti nuovi. Sicuramente nuova e impressionante la dimensione che hanno, come dire, togliendo quel coperchio, si sono viste robe che probabilmente pochi di noi immaginavano essere così profonde e così gravi. Un ringraziamento sincero, se siamo d'accordo, la parola ai nostri relatori per un breve intervento per favorire un dibattito comunque contenuto, se siamo d'accordo, sull'ordine dei 5 minuti per ogni tipo di intervento, per lasciare poi una conclusione in tempi compatibili con un pranzo prima di cominciare le diete prenatalizie che recupereranno questo nostro sacrificio imposto in queste fasi. Sì, buongiorno a tutti. Vabbè, insomma, anch'io ritengo molto importante questa iniziativa e insomma mi sembra anche significativo che le due unioni di quartiere comincino a lavorare insieme. Altre volte se ne è anche parlato, insomma, nel momento in cui si unificano le istituzioni, che il partito inizi, diciamo, a una integrazione, una collaborazione molto importante. Poi volevo, insomma, ringraziare molto Wilmer, il circolo del PD del Pilastro, che ci ospita, che ha organizzato insieme a noi di quartiere questi eventi. Questo posto è bellissimo, penso che si potrà usare ulteriormente. Credo sia anche la prima iniziativa pubblica che si fa qui, quindi diciamo è anche una bella occasione per questo. Poi c'è tanta gente, questo ovviamente fa sempre molto piacere. Io voglio stare in tempi molto limitati, però alcune cose ci tengo a dirle, insomma, anche per rispondere ai temi che sono stati posti e alle due belle relazioni che hanno introdotto i nostri lavori. Prima di tutto sul voto, come tanti di voi la campagna elettorale io, insomma, l'ho fatta al massimo possibile, abbiamo fatto i banchetti, le iniziative, abbiamo parlato con tanta gente. Mi sembra che, diciamo, ci sia un giudizio, adesso che se ne ragionate anche un po' più a mente fredda, abbastanza condiviso sull'esito e anche sulle ragioni di questa astensione così grande, che è la caratteristica forse che più ha colpito, principale, di queste elezioni. Intanto noi non dobbiamo dimenticare che il PD ha vinto le elezioni regionali, Bonaccini è presidente, abbiamo 30 consiglieri su 50, che è il gruppo del PD in regione più grande nella storia, perché poi l'astensione ha riguardato tutti e fra chi è andato a votare c'è stato un forte successo del PD. Questo successo però io penso che di fronte a un'astensione così grande aumenta le nostre responsabilità, perché credo che l'astensione che c'è stata non può essere sottovalutata, è un fatto politico, e credo che vada vista in diversi aspetti. Cioè c'è un compito, una riflessione che secondo me riguarda anche il livello nazionale, c'è un compito, una riflessione che riguarda il PD di Bologna, il PD regionale, l'azione di governo che stiamo svolgendo a Bologna e che svolgiamo a livello regionale. Le ragioni dell'astensione sono state sostanzialmente, secondo me, cioè, parlando, tre. Secondo me quella prevalente è il tema della questione morale. Cioè, noi abbiamo fatto il voto a valle di inchieste che hanno riguardato la maggioranza dei consiglieri regionali uscenti, e il tema della moralità, della legalità è stato un tema che secondo me ha molto pesato nell'astensione al voto. Poi credo abbia pesato un secondo tema, e cioè una crisi dell'istituzione regione. Questo penso abbia anche un aspetto di riflessione nazionale. Per esempio, credo che dobbiamo registrare che il tipo di assetto cosiddetto federale che avevamo scritto è stato scritto nel nuovo titolo quinto della Costituzione ha faticato a attuarsi nel paese ed è molto in difficoltà, e nella percezione dei cittadini la regione purtroppo per la prima volta anche da noi non viene più vista come un'istituzione capace di affrontare i problemi delle persone, in particolare di fronte al dramma della crisi economica che riguarda molto anche il nostro territorio.
E poi io penso che ci sia stato un dissenso a sinistra per quanto riguarda il Partito Democratico, piuttosto rilevante sul piano dei numeri. Credo un dissenso che non è solo sul Jobs Act, ma è di una parte di elettorato che teme che il Partito Democratico si allontani troppo dai valori, dalla storia, dall'identità della sinistra. Io voglio farvi un esempio, una cosa che a me dicevano moltissimo erano le cene a 1.000 euro. Premetto che io ho portato delle persone alla cena a 1.000 euro, perché quei soldi sono serviti mica a rubare qualcosa, sono serviti a finanziare il PD. E noi a Bologna da anni, ma da decenni forse, chiediamo un contributo alle persone anche differenziato a seconda di quanto possono dare al partito. Quindi in sé quell'iniziativa per me non aveva niente né di strano né di male. Peraltro appunto io ho anche lavorato perché avesse successo. Però nella percezione di tanti è apparso un partito che sceglieva come interlocutori privilegiati i ceti sociali più benestanti e perdeva radicamente il rapporto prima di tutto col mondo del lavoro. Ovviamente questo unito al conflitto col sindacato sul Donbass credo sia stata una delle motivazioni della stessa. Questi mi sembrano i motivi. Rispetto a questi motivi noi insomma, dobbiamo capire che cosa fare, anche in un'altra consapevolezza che vi vorrei dire, che non c'è in campo un'alternativa al Partito Democratico. Cioè non è che la gente ha votato qualcun altro, quelli che non hanno votato per noi, in gran parte. E il flusso principale in uscita, ci dicono tutti gli studi, non è a sinistra ma è verso la Lega Nord. Il flusso non molto numeroso, si conta 22.000 voti in tutta la regione, lo studio dei flussi viene considerato verso la Lega Nord. E peraltro non c'è un'alternativa di governo, perché l'altra cosa che è accaduta è che i grillini sono andati malissimo, hanno subito l'astensione molto più di noi e hanno avuto un crollo in percentuale che invece noi non abbiamo avuto. Noi in percentuale siamo andati bene rispetto alle europee, perché alla fine a protestare solo e non proporre mai niente si diventa anche poco credibili. E nel centrodestra, nella crisi del berlusconismo sempre maggiore, è stato premiata la Lega Nord. La Lega Nord ha quasi tre volte i voti del PDL da noi, ma è un fenomeno nazionale questo. Però la Lega Nord ce li ha su una posizione che non è di governo, è una posizione puramente di protesta. Ecco, che cosa appunto dicevo prima, che cosa fare? Io penso che noi abbiamo nazionalmente tre temi di riflessione. Il primo è la questione morale. Io penso che questo tema della questione morale, insomma, ringrazio che sia stato ricordato, perché io da tanti anni che insomma, abbiamo fatto anche delle proposte di legge così, la questione della proporzione morale secondo me è un tema rilevantissimo. E noi vediamo l'Emilia, ma dobbiamo anche vedere e analizzare veramente cosa sta succedendo, perché la cena di troppo del consigliere regionale è un reato e va punita, punto, ed è inaccettabile, perché non, coi soldi pubblici bisogna essere seri, punto. Dopodiché a Roma è successa una cosa diversa, cioè a Roma c'è un intreccio tra il sistema politico, che purtroppo anche un pezzo del PD, con la malavita organizzata e il terrorismo nero, cioè, questo è quello che è venuto fuori, quindi è una cosa di grande gravità. Credo che il partito l'abbia affrontato bene, commissariando la federazione, cancellando il tesseramento e rifacendo il tesseramento, però insomma è un fatto che non è che non si può non vedere. Ora, questione morale ha tanti aspetti, c'è un aspetto normativo, però voglio essere veloce. Io penso che ci sia un aspetto di fondo. La politica, e almeno noi nel PD, dobbiamo tornare a essere capaci di arrivare prima della magistratura. Perché quando arriva la magistratura è già troppo tardi. E peraltro dopo si crea una subalternità della politica a un altro potere, che in democrazia non va bene. Perché io voglio avere anche l'autonomia di poter criticare la magistratura quando lo ritengo giusto. Voglio fare un esempio, la condanna di Errani per falso ideologico, io penso nel rispetto delle sentenze però che la si possa benissimo criticare, perché nella condanna di Errani è detto con chiarezza che lui non ha favorito in nessun modo il fratello, lui è stato condannato in Emilia Romagna al voto perché lui ha fatto una relazione, ha fatto una lettera di accompagnamento, una relazione in procura che non doveva mandare per forza, ha mandato di sua iniziativa, la relazione che avevano scritto i tecnici, non lui, conteneva degli errori. Per questa ragione è stato condannato per falso ideologico e con grande serietà si è dimesso, l'Emilia Romagna va al voto. Quindi io voglio poter anche avere l'autonomia di esercitare una critica, però questa autonomia noi ce la possiamo avere se siamo a posto, perché se no
se c'è anche quello appunto che ha approfittato invece dei soldi regionali indebitamente, noi non avremo mai l'autonomia anche di esercitare dove serve un rapporto appunto autonomo di rispetto per la magistratura, ma nell'autonomia della politica. E per fare questo appunto la politica deve arrivare prima, secondo me non c'è dubbio su questo, e vuol dire che bisogna tornare ad avere un partito capace di controllare i dirigenti e i quadri, che mette responsabilità pubbliche e istituzionali. La storia della sinistra bolognese, a cui tanti di noi provengono, non è che per forza tutti i dirigenti fossero stinchi di santo, però c'era un controllo dal basso e un controllo dall'alto, per cui se uno aveva dei comportamenti sbagliati, prima glielo dicevano e poi lo prendevano e lo mettevano da un'altra parte. Questa è la verità, poi voi, tanti voi c'erano, lo sanno meglio di me, insomma. E penso che noi dobbiamo tornare ad avere una politica con questa capacità. Poi ci sono i temi economici, sociali, anche qui per verità vado molto veloce. Io penso che il vero tema sia far ripartire lo sviluppo e anche mettere risorse pubbliche nel sistema economico e di impresa, che promuovano investimenti e promuovano lo sviluppo, un settore per esempio fondamentale, la tutela del territorio, del dissesto idrogeologico. Per fare questo serve una svolta delle politiche a livello europeo, che non serve solo all'Italia, perché la crisi dell'Unione Europea è un problema serissimo di tutta l'Europa. Penso che su questo il governo italiano stia facendo un'azione positiva e forte di pressione sull'Europa, e stia facendo sentire più che in altre fasi la voce del paese a livello europeo, però certamente questa secondo me è la priorità. Io sostengo gli interventi che stanno venendo fatti anche dalla legge di stabilità, di redistribuzione del reddito nel senso della giustizia sociale, i famosi 80 euro, di sostegno alle imprese che assumono, di defiscalizzazione per le imprese. Sul Jobs Act, l'ho detto pubblicamente, non ho problemi a dirlo, insomma, io l'ho votato in Parlamento perché penso che in un partito si discute in gruppo, si discute negli organismi, poi quando si va in aula, anche quando non si è d'accordo, si vota tutti insieme. Detto questo, io sono molto critico sul Jobs Act, penso che non sia mettendo mano, diciamo, ai diritti dei lavoratori che si fa riprendere lo sviluppo e si creano posti di lavoro. Penso che le preoccupazioni che il sindacato ha manifestato ieri siano fondate, e il mio auspicio è che nei decreti delegati alcuni di questi temi siano affrontati, perché bisogna sempre ricordare che noi abbiamo votato una legge delega, cioè quindi una specie di legge di indirizzo. Dopo arrivano i decreti attuativi, e i decreti attuativi vanno, cioè sono un po' la ciccia, diciamo. C'è una disponibilità positiva del governo a mantenere un asse con la Commissione Lavoro della Camera presieduta da Damiano, anche nella stesura dei decreti attuativi, su cui invece il governo non è obbligato a mantenere questo tipo di rapporto, ma sapete che è stata fatta anche una mediazione alla Camera, sono stati fatti dei miglioramenti al testo originale importanti, quindi spero che nei decreti attuativi questi temi vengano affrontati. E questo mi porta al terzo argomento. Adesso, posto che retroscena dei giornali, io invito a non leggerli mai, perché in genere insomma sono dovuti a cose intere, vanno veramente, anzi veramente non avevo letti nessuno dei due, poi mi hanno telefonato in due da Roma per due retroscena diversi che adesso vi dico, perché nello stesso giornale ieri c'era un retroscena nazionale che era così: siccome De Maria è fedelissimo a Cooper, lo cacceranno dalla segreteria. Nella cronaca locale c'era questo retroscena: siccome De Maria appoggia troppo Renzi, ha litigato con Cooperlo e Cooperlo non lo vuole più nella sua corrente. Ora, i due concetti sono evidentemente non proprio perfettamente, è lo stesso giornale, non proprio perfettamente fra loro conciliabili, però volevo dire che non ho litigato con Cooperlo e sono l'organizzatore nazionale dell'area di Cooperlo, non ho litigato con Renzi, sto benissimo in segreteria e con Renzi in segreteria lavoro benissimo. Detto questo, però ci tengo a dirvi, insomma, sinceramente, giusto anche che uno spieghi ai compagni, agli amici, cosa pensa lui davvero, insomma. Vi dico come la vedo io. Io faccio una scommessa, cioè penso che in questo PD guidato da Renzi e in questa esperienza di governo, che a guida del governo è appunto il Presidente del Consiglio Renzi, ci siano le condizioni per far vivere i valori, l'identità, gli ideali della sinistra. Penso che il PD abbia bisogno dei valori e dell'identità della sinistra, e anche di una sinistra del PD che faccia sentire con forza nel PD la sua voce. Sono contrario a qualunque ipotesi di uscita del PD, rispetto tutti, però quando leggo non abbiamo deciso se star dentro o star fuori, ritengo questo un errore politico gravissimo, perché la casa, la mia casa da sempre, per me la casa della sinistra è il Partito Democratico. Penso che per far vivere
gli ideali, i valori della sinistra pre-democratica bisogna essere leali con la leadership di Renzi, sapere che se l'azione di governo e di partito di Renzi vince, vince il PD e vince il paese, però avere anche il coraggio quando c'è bisogno di condurre delle battaglie politiche e anche provare a utilizzare la forza di dialogo di Renzi con settori della società nuovi, la sua forza di imprimere una spinta di cambiamento al paese per indirizzarla verso riforme, azioni che spostino nel senso dell'equità e della giustizia sociale l'asse del paese, e quindi lealmente nel PD ma col coraggio e la forza delle proprie idee. Io quindi, insomma, al di là dei retroscena, io ho quest'idea, ce l'ho molto precisa. Quest'idea significa anche che discuto negli organismi, voto negli organismi, poi quando si va nelle assemblee elettive, secondo me è giusto che il PD voti tutti insieme. Questo è il modo in cui penso si debbano affrontare le cose. Questo mi porta a essere, diciamo, tanto anche qui nei giorni scorsi c'è stato chi mi ha detto che ero di destra perché ero contro il Jobs Act, chi mi ha detto che ero di destra perché ero a favore del Jobs Act, quindi c'è chi mi ha detto che sono come Salvini perché sono contro il Jobs Act, chi mi ha detto che sono di destra perché invece l'ho votato, però io penso di avere una linearità di linea politica, per quanto mi riguarda, siccome penso che sia una linea giusta, io su questa linea, ma non voglio personalizzare, che a me piacciono le cose collettive, però insomma credo sia anche giusto riferire alle persone cosa si fa, cosa si pensa. Io penso che la linea che voglio, per quanto riguarda, vorrei tenere è questa, insomma. Un PD con una forte sinistra che fa sentire la sua voce, che però si batte per il PD e mette a disposizione il suo punto di vista, le sue idealità, le sue identità, non perché l'azione di governo fallisca, al contrario, perché l'azione di governo abbia successo, perché il PD cambia il paese per orientare in una certa direzione le riforme e la lotta al periodo democratico. Dopodiché, questa è la parte nazionale, però il voto è stato in Emilia Romagna e io invito anche tutti noi a non cioè, come è sbagliato per me dire il problema è l'Emilia Romagna, perché ci sono dei grandi temi nazionali, a cominciare da una questione morale che riguarda tutto il paese. Secondo me sarebbe anche sbagliato dire, vabbè, ci sono dei problemi nazionali, se li risolvono a Roma, ma noi non dobbiamo fare niente. Cioè, il voto è anche un voto sull'Emilia Romagna e che dobbiamo vedere. E anche qui voglio dirvi sinceramente, rispetto al dibattito che si è aperto, poi io sono fatto così con rispetto per tutti, però si è discusso su due temi fondamentalmente, no? Uno è, bisogna fare il cambiamento. Penso assolutamente che qui bisogna fare un cambiamento forte, perché dobbiamo aprire una stagione nuova. Però, per essere chiaro, se uno è assessore del Comune di Bologna e dice bisogna fare il cambiamento, il suo primo compito è dire cosa ha cambiato lui e che cosa vuole cambiare, dove lui esercita la sua azione. Perché se no, se ognuno il cambiamento lo chiede agli altri, poi il cambiamento non lo fa nessuno. Non so se mi spiego. E per come concepisco io la politica, ognuno è prima di tutto responsabile del ruolo che svolge e di dove sta. Responsabile anche in positivo, perché per esempio a Bologna siete fatte molte cose importanti, però non è che si può dire facciamo un confronto fra cambiamento e conservazione. Cosa vuol dire? Se il confronto è il congresso di Bologna, dovremmo discutere di cambiamenti fare a Bologna, perché il congresso nazionale si è già fatto, si sa già chi l'ha vinto e poi se ne fa un altro nel 2017. Ma noi non è che dobbiamo, quando discuteremo a Bologna o a livello regionale nel PD, rifare il congresso nazionale. Dobbiamo fare, tutti liberi, diciamo, da vincoli di altro tipo, una discussione sul nostro territorio. Altro punto che viene discusso, l'unità. Anche qui una critica che viene spesso fatta, ma in una fase normale si discute, no? Ci si confronta, si dice non bisogna cercare per forza l'unità, è giusto contarsi. Io su questo concetto non sono d'accordo. Cioè, per me in un partito politico più unità si raggiunge meglio è. Dopodiché l'unità non deve essere un patto di potere, deve essere un'unità sui contenuti. Cioè, se si condivide un progetto in modo ampio, molto meglio. Se non lo si condivide, però il confronto democratico deve essere tra progetti politici diversi, e appunto non nazionali, ma progetti politici diversi per Bologna e l'Emilia Romagna. Dell'ultima direzione del partito di Bologna, che era un luogo giusto dove porlo, insomma, io ho detto, poi ho anche detto pubblicamente prima, insomma, ho detto secondo me un po' i temi di cui a mio avviso bisogna discutere. Noi stiamo costruendo a Bologna una delle più grandi, insomma, la più grande riforma istituzionale dalla nascita delle regioni ad oggi, cioè la nascita della città metropolitana.
quella può essere un'istituzione forte che rilancia l'azione di governo, può essere una provincia più debole, che in quel caso rischia addirittura di indebolire l'azione di governo. Allora, è chiaro che le cose si fanno nel tempo, che c'è un percorso, però io penso che sia interessante confrontarsi su qual è la prospettiva. Per esempio, io dico che agendo anche nazionalmente sulla normativa in modo che non si debba suddividere i comuni di Bologna, e si può fare perché per quelli sopra 1 milione di abitanti è già così, però il sindaco metropolitano bisogna che i cittadini lo votino se deve essere un'istituzione forte. E poi molti, cioè, io risiedo a Calderara, io vorrei votarlo il sindaco metropolitano che poi deciderà molto delle politiche che riguardano il mio comune. È un fatto anche democratico, no? E poi anche di forza dopo dell'istituzione, perché una cosa è un'istituzione di secondo grado, una cosa è un'istituzione eletta direttamente. Faccio un secondo esempio: si fa la città metropolitana, la regione dà alla città metropolitana di Bologna le stesse competenze che dà alle altre province? Perché allora che differenza c'è? Sono elette nello stesso modo, cioè, quindi appunto l'elezione diretta ci può rafforzare, ma anche il fatto che la regione ci dia delle competenze in più. Faccio un esempio, in materia sanitaria, un tema che ha sollevato Walter Vitali, perché alla città metropolitana non si danno delle maggiori competenze per riconoscere anche il maggior rango istituzionale? Oppure gli uffici, e qui insomma c'è uno dei più bravi sindaci del nostro territorio, lo può spiegare lui bene, cioè, alla fine la struttura pubblica è la guida politica eletta dai cittadini e i tecnici, no? La struttura tecnica. Allora, noi, la città metropolitana, come lo immaginiamo? Che gli assessori di Bologna prima fanno la riunione negli uffici in comune, poi fanno la riunione negli uffici in provincia, rimangono gli uffici organizzati come prima? Perché così quello che succederà è che gli uffici della provincia saranno meno seguiti, perché prima c'erano degli assessori e avvettori delegati, mentre invece io dico, bisogna fare un processo di fusione delle strutture, per cui costruire per esempio un unico ufficio tecnico metropolitano che mette insieme il comune e la provincia e anche le competenze diverse, no, di conoscenza del territorio. Questo è un tema. Faccio un secondo esempio: la scelta delle infrastrutture, della viabilità e così via fondamentali per il nostro territorio è stata fatta l'ultima volta come scelta strategica nel PTCP della fine degli anni 90. Alcune sono state realizzate, alcune no. Forse un punto e una verifica su cos'è prioritario oggi bisogna farlo. Faccio un ultimo esempio, poi se ne potrebbero far tanti. Il tema della concertazione, no? Io ho molto apprezzato che Bonaccini abbia fatto dichiarazioni molto importanti sul rapporto con le organizzazioni sindacali in Emilia e sul fatto che in questo territorio la concertazione è fondamentale. Io penso che dobbiamo anche riflettere, so che è un tema su cui Bonaccini riflette, insomma, abbiamo parlato varie volte, insomma, su anche l'efficacia delle modalità di partecipazione. Quindi rispetto al passato non è vero che se uno riunisce le organizzazioni dei lavoratori o delle imprese, ha già parlato con i lavoratori o con gli imprenditori. Certo, quei corpi intermedi sono fondamentali, in particolare in una fase di crisi come questa, ma come si trovano canali nuovi di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni è un tema, secondo me, tutto da vedere. E promuovere la partecipazione e la condivisione è anche un modo per rendere più efficace l'azione di governo. Quindi, accanto ai temi nazionali, su cui insomma, mi sembra di aver detto come la penso, poi si può condividere o no, ma spero chiaramente, io penso che noi ci dobbiamo concentrare anche su quello che dobbiamo fare qui, perché l'astensione ci pone dei temi nazionali, ma nel momento in cui siamo dirigenti, militanti, iscritti del Partito Democratico di questo territorio, pone tanti temi anche a noi. Quando, in questo caso, quando Renzi ce lo dice, cioè c'è un tema, guardateci anche in Emilia Romagna, questo lo condivido, mentre condivido meno quando si dice l'astensione non è un problema e così via. Però ci sono dei temi nostri e noi li dobbiamo, secondo me, affrontare discutendo di noi, non spostando la discussione. E discutendo di noi, ovviamente, in modo costruttivo, per crescere, per rafforzarci nella nostra azione di governo. Grazie e spero di aver preso troppo tempo. Buongiorno a tutti, mi presento per chi non mi conoscesse, perché sono sindaco e ringrazio Andrea del complimento del comune di Castenaso, ma anche avvocato, quindi cercherò... C'è anche il fumatore? No, il fumatore è il sindaco di San Lazzaro. No, io non ce l'ho con nessuno. Noi a Castenaso non ce l'abbiamo con nessuno. E quindi cercherò di anch'io di non dilungarmi troppo
ma diciamo così, che partendo dall'analisi del voto e condividendo praticamente tutto quello che diceva Andrea, partiamo da due posizioni diverse. Voi lo sapete, io sono, tra virgolette, perché non è che una definizione che mi piace molto, renziano, nel senso che ho tra i primi che Matteo Renzi potesse essere per questo partito e per questo paese una risorsa, e ne sono ancora ampiamente convinto, ma credo che a seguito di queste elezioni regionali ci competa una riflessione approfondita, perché uno dei problemi più grossi, accanto a quelli che elencava Andrea, quindi la questione morale sicuramente, il Jobs Act, il rapporto col sindacato, questo partito debba superare una fase storica che è già passata. Se continuiamo ancora a dividerci fra renziani e bersaniani o cuperliani, diamo un'immagine fuori che è sbagliata, perché a questo punto noi dovremmo cercare di limitare la discussione, anzi di attivarla e di incentivarla sui contenuti, e ce ne sono veramente tanti, a cominciare da questo Jobs Act. Io, per esempio, che vi ho detto renziano, non sono d'accordo con questo atto, per una serie di ragioni che dopo, se volete, vi elenco anche dal punto di vista tecnico, visto che faccio l'avvocato e mi occupo proprio di diritto del lavoro. E vorrei specificare subito che tutta questa diatriba sull'articolo 18 è oggi assolutamente inutile, perché purtroppo i lavoratori oggi non vengono più licenziati individualmente con l'articolo 18, vengono licenziati con la legge 223 del 1990, che li licenzia a manate, a 10, 20, 30, 50 alla volta, che è molto peggio. Per cui oggi stare ancora qui a dibattere dell'articolo 18 è veramente sbagliato. È sbagliato perché? Perché in questo partito ci continua a dividere. Perché ci sono quelli che dicono l'articolo 18 va abrogato e quindi noi siamo i renziani che lo vogliono togliere, e ci sono quelli che dicono no, l'articolo 18 va tenuto perché noi stiamo con la CGIL. Se noi continuiamo in questo modo, la gente continuerà a smettere di venire a votare. Allora come facciamo per tornare invece a convincere le persone che questo è l'unico partito che oggi continua ad esistere in Italia e che è un partito che, al di là del fatto che le ideologie, quelle che si reggevano sul Novecento, che sicuramente è passato, e seppur non più presenti, continuano a lasciare in vita un'idea di centrosinistra, perché io credo che il centrosinistra esista e debba esistere ancora. Noi dobbiamo essere consapevoli della storia da cui proveniamo, ma anche che il mondo è cambiato, per cui pensare, e faccio solo un esempio, che questo sia il partito dei lavoratori, degli operai e di quelli che hanno il posto fisso, è oggi sbagliato, perché quella categoria lì non esiste più, purtroppo, nella società non esiste più. E allora, se questo partito vuol continuare a difendere i valori del centro-sinistra, deve capire quali sono oggi questi valori del centro-sinistra. E accanto al fatto che io, ripeto, non sono contrario all'abrogazione dell'articolo 18 e quindi credo che comunque le garanzie non debbano essere diminuite, i valori del centro-sinistra sono quelli che difendono i deboli. Noi dobbiamo ricordarci quali sono i deboli di oggi. Allora, per esempio, ne faccio solo due, chi occupa abusivamente una casa è un arrogante, è un cattivo, è uno che sta usurpando un diritto che non è suo, che sarebbe di un altro che magari è lì da anni o decenni, che aspetta la casa pazientemente, diligentemente, rispettando le regole. Quindi quello è il debole che noi dobbiamo difendere, non quello che la occupa. Quello che la occupa magari è uno che ha un problema a sua volta, ma se fa l'arrogante, noi dobbiamo sempre stare dalla parte dei deboli. Oppure ci sono le manifestazioni, è un periodo molto caldo, molto difficile, ma per evitare che succeda quello che è successo già in questo paese, io voglio stare dalla parte del debole, che può essere anche il poliziotto che per 1.000 euro al mese, per mantenere la sua famiglia, la sua casa, va lì e prende insulti e botte. Chi picchia un poliziotto non è una persona per bene, un debole da difendere. Spesso è un cattivo, spesso, uso una parola forte, è un fascista. Quindi, allora, se noi capiamo che siamo il partito della solidarietà e dalla parte dei deboli, da qui abbiamo una storia comune, siamo tutti insieme e possiamo andare a convincere gli altri a votare per noi e a partecipare alla vita politica. Perché oggi il vero problema, e mi fa molto piacere essere qui un sabato mattina di dicembre a quest'ora insieme a tanta gente, perché è difficile,
perché ci sono molte volte in cui noi andiamo a parlare con tantissima gente. E credo che questo fatto sia da sottolineare, che sia importante invece che tutte le persone partecipino e che convincano altri a partecipare. Il compito degli amministratori, qual è il compito degli amministratori per arrivare a questo risultato? È quello di parlare con la gente, perché guardate, parlare in pubblico è un onore, è una grande responsabilità, perché quando uno riesce a parlare in una volta sola a 50 persone, quello che dice diventa più importante di quando lo facciamo al bar con il nostro amico. E per cui una grande responsabilità, ma è anche un dovere, perché gli amministratori devono confrontarsi con le persone, con i cittadini e condividere quanto più possibile le scelte. È per questo che abbiamo anche questa questione morale da affrontare. La questione morale non è solo andare in Parlamento a fare delle leggi che parlano dell'anticorruzione, la legge antiriciclaggio, la legge sulla responsabilità penale delle imprese, perché in questo modo noi pensiamo che basti scrivere qualcosa, che sia in Parlamento o che sia poi in un atto di un comune. Noi abbiamo degli adempimenti nei comuni sull'anticorruzione e l'antiriciclaggio che dicono che nessuno deve essere corrotto, ma poi viene corrotto lo stesso. Noi dobbiamo invece andare alla sostanza. Per andare alla sostanza lo possiamo fare solo se gli amministratori si confrontano con i cittadini, con gli iscritti al partito e con gli elettori, e se a loro volta iscritti al partito, elettori e cittadini chiedono agli amministratori di rispondere pubblicamente e privatamente di quello che fanno, perché altrimenti rischiamo di fare una gran confusione, di scrivere tantissime cose e di lasciare le cose come stanno. È per questo che condivido molto quello che diceva De Maria prima rispetto al fatto che un partito serio deve arrivare prima della magistratura, e deve arrivare prima della magistratura anche a chiedere a quelli che diciamo che sono più che sospettati di aver fatto qualcosa che non solo è illegale o penalmente rilevante, ma magari è anche solo inopportuno, di farsi da parte. Perché una cosa che a me non piace di questo partito è che tutte queste persone che vengono coinvolte in qualcosa si autosospendono dal partito. Ma perché non glielo possiamo chiedere noi di sospendersi dal partito, di rinunciare a prendere la tessera per un po' e di riprenderla quando poi, con le scuse di tutti e con l'aiuto di tutti, se è vero che sono persone oneste, quando poi dimostreranno nelle sedi opportune che tutto ciò che gli era stato contestato non c'è. Dobbiamo avere anche questa capacità, perché altrimenti fuori, per quelli che non sono iscritti, non ci sono vicini o che magari solo gli piacerebbe avvicinarsi, pensare all'autosospeso è già un qualcosa che dice: ma voi non avete la capacità di liberarvi di queste persone. È per questo che serve veramente una rivoluzione culturale. Ce n'è già stata una, quella che c'è stata finora lo è stato, perché siamo passati da un partito che era eccessivamente chiuso nelle case del popolo a uno che è troppo su internet e poco nella vita reale. E questo è un difetto, insomma, diciamo che il segretario nazionale spero che comprenda che c'è bisogno del rapporto umano. Facevo prima un esempio al vostro segretario. Qui a Castenaso il cinema aveva chiuso il cinema perché il gestore, il proprietario della sala non era più in grado di tenerlo aperto. Ebbene, noi come comune abbiamo deciso di prenderlo in affitto. Siamo stati noi che abbiamo preso in affitto il cinema e lo stiamo continuando a tenere aperto, perché in una realtà locale come quella, che è più o meno un quartiere come un quartiere di Bologna, come un posto dove vivono le persone normali, avere la possibilità di uscire di casa a piedi e andare al cinema è fondamentale, importantissimo. Quindi alcuni giorni della settimana proiettiamo dei film di prima visione e per il resto del tempo è una sala aperta al teatro, a chi vuole fare delle iniziative anche politiche, anche della famiglia, è per tutti, lo diamo praticamente gratuitamente a tutti quelli che vogliono fare delle iniziative. Perché oggi è vero che ci sono gli strumenti informatici, la comunicazione è spinta ai massimi livelli, però io dico sempre in una battuta anche quando vado a scuola: cari ragazzi, voi avete Facebook, Twitter e tutte le altre vostre cose, ma usateli per darvi appuntamento fuori e vedervi tutti insieme, perché se continuate a parlare solo su quello non vi incontrate mai e non potete scambiare davvero
quello che pensate, quello che siete, quello che credete. Ebbene, io penso in questa fase storica che sia veramente importante che, ritorno a quello che stavo dicendo prima, che anche a livello nazionale il PD torni, consentitemi questo verbo, torni a pensare che è importante che riapriamo le case del popolo, che le diamo a disposizione degli altri, perché altrimenti torniamo indietro, quindi ci siamo aperti troppo uscendone e rimanendo troppo fuori. Oggi bisogna che le riprendiamo, che le riapriamo. Noi a Castellanzo stiamo facendo un grandissimo lavoro sulla Casa del Popolo per cercare di farla diventare la casa delle associazioni. Io vorrei che lì dentro prendessero sede non solo le associazioni storiche di sinistra, ma quelle che ne hanno bisogno, perché diventi un posto vivo dove la gente entra ed esce continuamente, tutto il giorno, tutta la settimana, anche alla sera, in modo tale che lì si possano incontrare le persone e gli possiamo far vedere a quelli che pensano che siamo brutti e cattivi, che non lo siamo, e a quelli che invece pensano che siamo scappati via, che siamo ancora lì, perché il Partito Democratico è questo, è l'unica speranza che ha questo paese. Io sono convinto che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare se mettiamo insieme tre cose, e poi chiudo. Dopo, se volete, rispondo alle domande sul Jobs Act in maniera più tecnica. Tre cose ci vogliono. La politica, perché oggi non si fa più politica. Oggi noi non siamo in grado di rendere le persone in grado di incidere. La partecipazione politica nasce spontaneamente nelle persone se sono convinte che andare a una riunione serva o a capire qualcosa oppure a dare un contributo. Oggi le amministrazioni comunali, molte, se mi consentite forse non la mia, non sono in grado di entrare in questo contatto con i cittadini, e quindi le decisioni sembrano prese dall'alto, non giustificate spesso, o addirittura senza senso. Molte volte delle cose che appaiono senza senso ce l'hanno, bisognerebbe solo mettere in grado le persone di capire che ce l'hanno e quindi partecipare alla vita politica. Oggi questo lavoro qui lo stanno facendo solo gli altri, peraltro molto male, perché i grillini lo hanno fatto per un certo periodo che sembrava che riuscissero a far partecipare i giovani alla vita politica, facevano questi meetup, queste riunioni in cui erano in 50, che era un bel numero, non voglio dire, no? Però poi hanno dimostrato di non saperle guidare, quindi ognuno diceva la sua, tornava a casa, non succedeva niente, è tutto a posto. Poi ci sta provando la Lega lo sta facendo in maniera brutale, se volete, su alcuni temi che riguardano in particolar modo la sicurezza, ma come vi dicevo prima, la sicurezza è un argomento anche nostro, siamo anche noi in grado di affrontarlo. Nei comuni del circondario bolognese la sicurezza è garantita, questa è una delle province in cui si vive meglio in Italia, ci sarà un motivo, non credo che sia solo dovuto al caso. Quindi è la percezione della sicurezza che fa sì poi che chi ci vuole marciare sopra, come fa Salvini molto abilmente, riesca a trovare molto appeal e seguito. Quindi la politica vuol dire che chi amministra non deve quasi avere tempo libero. Mia moglie è molto arrabbiata per questo, però io sto sempre in mezzo alla gente. Cerco di spiegare quali sono le decisioni che vengono prese e perché, e cerco di avere un disegno complessivo. Quello che oggi però questo partito deve tornare a fare, perché altrimenti, lo citava prima giustamente De Maria, anche in questi territori un po' lo abbiamo perso. È dalla fine degli anni 90 che c'è il piano territoriale provinciale, non si è realizzato quello che si voleva, non si discute di nulla, il piano strategico metropolitano è stato fatto in qualche riunione segreta dove qualcuno diceva la sua e veniva presa per buona anche la consulta della bicicletta, che diceva che la priorità sono le biciclette, che è giustissimo, e non voglio mica dire di no, però forse credo che oggi, prima di pensare solo a fare le piste ciclabili, si debba pensare che c'è gente che muore di fame, e quindi prima mettiamoci in condizione di salute, di poter sopravvivere e di comprarci la bicicletta e di girare in bicicletta. Quindi serve davvero un ritorno un po' indietro da parte di tutti, quindi in primis gli amministratori, perché assolutamente sono quelli che hanno più possibilità, ma anche vostra. Quindi vi invito a pretendere che gli amministratori si mettano a disposizione. Poi serve la scuola. La scuola. Noi
anche in questo, date le premesse mie, vi sembrerà un po' strano quello che sto per dirvi, ma ci credo profondamente. E io sono assolutamente convinto che vada premiato il merito, perché chi si impegna di più, chi ha più talento, chi è più bravo, chi si dà da fare di più, è giusto che abbia la possibilità di crescere e di migliorare la sua condizione. Ma non dobbiamo arrivare a pensare che questa debba essere la società della meritocrazia, perché la meritocrazia vuol dire che il merito domina sul resto, ed è sbagliato pensare in questo modo, perché anche la scuola, no, di cui parliamo tanto, che è una priorità e credo che lo debba essere davvero, sta insegnando ai ragazzini non a imparare, ma a fare di più per prevalere sugli altri, che è esattamente il contrario di quello che serve. La scuola deve tornare a essere il luogo in cui si impara per crescere personalmente, per dare un contributo agli altri, perché altrimenti pensare che io devo studiare di più solo per prendere il voto più alto e per essere più bravo del mio compagno di banco è proprio la negazione assoluta del concetto di solidarietà e di società che io credo noi dobbiamo difendere. Terzo e ultimo elemento, poi la chiudo qua perché la sto prendendo troppo lunga, la fede, non la fede religiosa, ma la fede in qualcosa, cioè cominciare a tornare a instillare nelle persone l'idea che si debba credere, che non esiste solo la materialità. Io cito sempre l'articolo 4, secondo comma della Costituzione, che è quello che a me piace di più, perché si parla sempre dei primi tre, dei diritti, di tutti questi grandi diritti, ma c'è anche qualche dovere. E infatti l'articolo 4, della secondo comma della Costituzione, dice che ciascun individuo ha il dovere di compiere una funzione o un'attività, quindi per funzione intendendosi anche quella pubblica, di darsi da fare, di essere eletto, di svolgere una funzione pubblica per gli altri, o un'attività, quindi lavorare, che non è solo un diritto, è anche un dovere, darsi da fare, lavorare, è un dovere. Faccio una parentesi carina perché a Castenaso abbiamo fondato un'associazione che si chiama Occupiamoci, che cerca di mettere insieme tutte le persone che stanno cercando lavoro, quelle che hanno delle idee carine, per diffonderle e per trovare e per aiutarsi vicendevolmente. E allora a una ragazza che aveva messo in piedi tutto un bellissimo sistema per acquisire i terreni incolti e per farli lavorare appunto a una cooperativa di giovani, era arrivata lì, aveva fatto tutto il suo piano, lei è un ingegnere, aveva studiato benissimo, e le ho detto: ma quanti di voi sanno lavorare la terra? Nessuno. Allora le ho detto: guarda, l'idea è bellissima e vi aiuterò a portarla a termine, ma prima sarebbe opportuno che qualcuno di voi andasse dal nostro amico che ha le serre di insalata a raccoglierla l'insalata e a piantarla, perché lui mi dice che ha bisogno e non trova mai nessuno. Io vi do il suo numero di telefono, provate ad andare a piantare l'insalata e a raccoglierla prima di pensare di fare gli agricoltori, perché per trovare lavoro bisogna lavorare. Questa fu la sintesi che dissi loro, e quindi li ho poi messi in contatto. Tre ragazzi stanno andando a raccogliere l'insalata perché ci sono questi agricoltori che fanno questo lavoro duro che non trovano più manodopera italiana, ci sono solo dei rumeni che lavorano in quelle aziende agricole. Questi tre ragazzi ci stanno andando e un giorno saranno in grado loro di coltivare il terreno e fare gli agricoltori e fare del bene. Per finire, quindi dicevo che questo articolo 4 è importantissimo perché ci parla del dovere di fare, ma del dovere di fare per il miglioramento sia materiale, e quindi combattere la fame sostanzialmente, quindi e qui siamo d'accordo tutti, ma anche quello spirituale. Cioè noi dobbiamo avere il coraggio, la forza e l'impegno non solo per combattere la fame, ma anche per combattere la tristezza di questa società. Noi dobbiamo pensare che anche lo spirito merita qualcosa. E cosa c'è di più bello, e chiudo davvero qui, per esempio, che andare in giro per il paese e vedere un ragazzino di 5 anni che ti dice ciao sindaco. Guardate, è la cosa più bella del mondo, perché vuol dire proprio che c'è questo riconoscimento del ruolo, questo riconoscimento del fatto che per quel bambino lì, che non ha ancora visto niente, che non ha visto cosa è successo a Roma, che non ha visto cosa è successo all'astensionismo dell'Emilia Romagna, vuol dire che per quel bambino lì la politica è qualcosa di bello, ed è qualcosa di bello nello spirito. Allora, se noi riusciremo a mettere politica, scuola e fede
in questo senso. Insieme, in questo partito, secondo me faremo il più grande favore che possiamo fare all'Italia. Proviamoci. Prima di dare la parola a voi, due cose velocissime. La prima, un ringraziamento al presidente del nostro quartiere che è presente tra di noi questa mattina. Così mi corregge nella mia distrazione o non precisione con orari, luoghi, eccetera, se dico che mercoledì, visto che il pilastro è sempre quello che arriva ultimo, credo che arrivi fra i primi nell'illuminazione LED nella nostra città e nel nostro quartiere. Bravi. E lo inaugurerà mercoledì pomeriggio il sindaco presso. La raccomandazione era quella di circa di 5 minuti, direi di innovare una roba. Visto che di solito siamo un partito che presenta dall'alto verso il basso, approfittiamo del fatto di essere due quartieri nuovi che si incontra in una prima volta in un luogo abbastanza insolito, ci mettiamo anche l'autodichiarazione di chi si è, così ci conosciamo meglio. Io indico col dito, così giustifico la mia ignoranza e voi mi aiutate in questo per farci conoscere meglio tutti nella presentazione. Mi pare, contraddico subito, perché voi sapete che l'Italia è il paese nel quale ci si mettono 13 anni per fare una regola e la prima cosa che si fa è contraddirla, quindi do la parola al compagno Cavalli, dico bene. Una cosa breve, io la mia segretaria è qua alla sinistra, quindi siamo, sono del quartiere. Girati. Devi venire qua, se no. Sospendo il review, c'è anche questo. Sono del quartiere San Vitale, buonasera. Io dico due cose molto, molto brevi. Io per esempio, intanto una cosa, ringrazio Di Maria perché effettivamente secondo me quel giornale che lui diceva che non l'ha avuto dire è La Repubblica, perché La Repubblica pubblica notizie in prima pagina di una cosa e notizie nella cronaca locale di un'altra. Ad ogni modo questo è un altro aspetto. Io vi dico una cosa, io ho lavorato in banca, io ero un dirigente, non un dirigente, un funzionario di banca, la banca allora si chiamava Credito Romagnolo ed era la banca dei preti. Io, pur essendo funzionario, costituì la CGL al Credito Romagnolo, come studio, come costituire la rifondazione comunista in Vaticano. Sono un iscritto al Partito Comunista e le ho fatte tutte, in buona sostanza. Insomma, adesso mi trovo anche degli amici che erano democristiani, mi trovo nella stessa. Questo non è problema. Una cosa volevo dire, e poi casomai tu mi dai una risposta più precisa. Io partecipai a suo tempo alla manifestazione che fece Cofferati a Roma per la difesa dell'articolo 18. L'articolo 18 adesso si applica a pochissime persone, perché purtroppo con le leggi che sono venute fuori, io conosco figli di miei amici che hanno dei contratti o dei cococò, addirittura delle partite IVA, che non hanno assolutamente nulla in buona sostanza. Questi qui li possono cacciare via da un momento all'altro e non hanno nulla. E allora, secondo me, il Jobs Act invece ha una cosa positiva. Questa, secondo me, è la mia opinione. Infatti io sono uno di quelli, lo sono andato anche in Camera del Lavoro, io ero nell'esecutivo della Camera del Lavoro, ho detto ad alcuni che non ha presa bene, che io per esempio non ho condiviso lo sciopero che hanno fatto ieri. Io non ho condiviso lo sciopero che hanno fatto ieri, come non hanno condiviso per esempio i miei figli, che uno è un insegnante, un altro. Perché? Perché in buona sostanza, secondo la mia opinione, il contratto a tutele crescenti, piuttosto lo sciopero lo devono fare quando verranno fuori i decreti delegati, perché i decreti delegati sono quelli sui quali, perché la legge è stata firmata dal capo dello Stato, perché il capo dello Stato se la trovava che era sbagliata la poteva rimandare in Parlamento e dopo 15 giorni se il Parlamento la riapprovava lui doveva firmarla. Hai ragione. Però voglio dire, il capo dello Stato ha firmato questa legge
poi dovranno venire fuori dei delegati. Io avrei più capito uno sciopero che venisse fuori dopo che venivano fuori i decreti delegati, oppure se durante i decreti delegati non chiamano il sindacato per discutere su qualche cosa. Però il problema è che noi eliminiamo, perlomeno da quello che io ho capito del Jobs Act, eliminiamo tutta una serie di contratti che sono dei contratti truffaldini, truffaldini, perché impegnano la gente che non ha nulla a fare addirittura mi pare che oltre i poco quelle cose lì, addirittura c'è della gente che lavora sotto padrone con la partita IVA, e quindi questi qui non hanno assolutamente nessuna colpa. Quindi io per esempio non ho condiviso lo sciopero che hanno fatto ieri, ci sarà stata anche molta gente, ma non significa che esserci molta gente se abbia ragione. Un'altra questione, poi chiudo veramente. Io sono un marxista keynesiano, perché ritengo che la politica keynesiana sia una politica che dia sviluppo in una sostanza. Keynes diceva: scavate un buco sotto la sabbia, vi diamo i soldi vengono reinvestiti, si rimette in moto la produzione e via andare. E chiudo del tutto. Keynes, Roosevelt fu eletto nel 1933 e fece una politica keynesiana. Nello stesso anno ci fu un altro personaggio che fu eletto in Germania, Hitler, che addirittura la disoccupazione la cancellò del tutto, facendo la politica degli armamenti. Ecco, io sono per una politica keynesiana. Se volete ciao, preoccupata, no, mi metto qui alle spalle di Salvini. Allora, mi chiamo Luana Rocchi, non ho più la tessera del PD. Sto valutando, perché credo che questo PD da sinistra dovrebbe essere rinforzato, e siccome vorrei provare a rappresentare il partito della sinistra, intervengo su un tema specifico. Io condivido quello che Andrea De Maria ha detto sull'analisi del voto. Condivido quello che Andrea ha detto sull'analisi del voto. Io però vorrei parlare e chiedere a voi quanti di voi hanno fatto una lettura del testo delega del Job Act. Chi l'ha letto? 3, 4. Io non so se voi avete colto quello che ho colto io. Cioè, la dico così, il contratto a tutele crescenti, che in realtà non è a tutele crescenti, ma è completamente decrescente, e chi sarà assunto dall'anno prossimo non avrà mai l'applicazione dell'articolo 18, così già come è stato modificato nella legge 92 del 2012 della Fornero, intanto, e quindi poi nel dettaglio si potrebbe vedere. Quello che secondo me questo disegno fa, ammesso non concesso, e dico De Maria, io non credo che ci fosse un'urgenza legislativa sul riordino del mercato del lavoro, perché il Job Act fa il riordino del mercato del lavoro. Ha approvato il Job Act. Scusa, perfino, posso finire? Io non ho interrotto nessuno e vorrei non essere interrotto. Allora, quello che io penso, tra l'altro, una volta che i decreti delegati saranno approvati, non tornano più al Parlamento. Questo bisogna saperlo, vengono approvati solo in commissione, così dice sì, così. E chi dovrà fare la verifica non la farà sul merito delle cose. La commissione è solo consultiva, i decreti delegati li approva il governo, sentita la commissione competente. E non tornano più al Parlamento. E chi farà questa verifica la farà esclusivamente legata al fatto che ci deve essere una compatibilità economica tra le azioni e il riordino che viene messo in campo e i finanziamenti che servono per sostenere quel riordino. Questo è quello che faranno. Il merito, uno, ridisegna completamente il mercato del lavoro, ma di conseguenza anche il welfare in questo paese. Perché passa il concetto che
le prestazioni a cui le persone avranno diritto, siano esse quelle degli ammortizzatori sociali, quindi cassa integrazione, mobilità, che la mobilità sarà finita nel 2017, questo l'aveva già previsto la Fornero, saranno erogate sulla base dell'anzianità contributiva di quel lavoratore. Non è così oggi. Oggi se in un'azienda si fa una cassa integrazione, indipendentemente dal fatto che i lavoratori sono lì da un anno, o lavorano da un anno, o lavorano da 20, hanno diritto alla stessa durata dell'ammortizzatore sociale, rendendo quei lavoratori uguali. Nel momento in cui io leggo questa alla anzianità contributiva del lavoratore, vado a colpire esattamente chi? I giovani. Quelli che lavorano da 6 mesi e che non gli daranno 6 mesi di cassa integrazione, con il rischio che abbiamo all'interno delle aziende di lavoratori che hanno un sussidio e lavoratori che non hanno niente. Primo, arrivo perché me le sono scritta. Secondo, non c'è nessuna misura di flexi security all'interno del disegno di legge, non c'è. Perché c'è solo scritto che l'ASPI, che peraltro aveva introdotto la Fornero, che modificava la disoccupazione nel nostro ordinamento, sarà modificata ulteriormente. Ho capito che avevi valutato questa cosa qua e io temo in un peggioramento. La riforma verrà fatta a costo zero e verrà estesa a quella platea di lavoratori che oggi non ha dei diritti. E va bene estendere dei diritti a chi non li ha, il punto è un altro. Che se spendo 100 e il mio gruppo di lavoratori a cui riferisco questa roba qui è 10, do una prestazione, ma se diventa 1000 è evidente che io abbasso la prestazione a tutti, e questo secondo me sul disegno di legge è chiarissimo. Non solo, c'è scritto che si mette mano alla legge 68, la legge 68 è quella che prevede le assunzioni delle categorie protette e degli invalidi. Dice che mette mano alla 104, che è quella legge che oggi consente ai lavoratori che hanno a casa o figli o coniuge in difficoltà di prendere permessi, di avere, quindi, come dire, di vivere una vita che non è solo quella dello schiavo all'interno di un'azienda. C'è un passaggio culturale pesante che è quello che dice anche che verrà rimodulata l'astensione obbligatoria, quindi sto parlando di donne al termine della gravidanza, che oggi hanno diritto di avere 5 mesi, 2 prima e 3 dopo, che saranno modulati a seconda delle esigenze dell'impresa rispetto a quella lavoratrice. Se la traduco, e la traduco brutalmente, Andrea, io posso trovarmi in una situazione nella quale una signora che ha da un mese fatto un figlio, viene richiamata a lavorare nonostante in obbligatoria e l'azienda gli può dire: guarda, il resto dell'obbligatoria la fai tra 3 mesi perché io adesso ho bisogno di te in fabbrica. Cioè si sposta completamente l'articolo 1 della Costituzione, avvocato, mi sorregga lei, perché significa che la Repubblica non è più fondata sul lavoro, ma è fondata sull'impresa. Non ultimo, c'è un tema che in sé è utile. C'è bisogno di riorganizzare i servizi per la rioccupazione dei lavoratori. E quindi si dice, sempre a costo zero, che i centri per l'impiego, i dipendenti della provincia, quelli che oggi, in virtù della riforma che verrà fatta, che tu lo sai meglio, avranno una nuova collocazione. Coloro che nei ministeri si occupano di lavoro dovrebbero entrare in questa agenzia. Questa agenzia però, che farà le convenzioni con i privati, segnalo per chi non lo sa che oggi già il Centro per l'Impiego di Bologna ha una convenzione con Adecco. Adecco è una società di interinale che svolge quelle funzioni che prima erano pubbliche da privata. Anche qui ci sarebbe da discutere su cosa vogliamo fare tra il pubblico e il privato. Vale per la scuola, vale anche per questi servizi. Quindi, come dire, io penso che se dobbiamo discutere di Job Act dobbiamo averlo studiato. Secondo, mi permetto di segnalare a chi ha già letto che trovate sul sito della Confindustria le proposte per il mercato del lavoro. Le proposte del mercato del lavoro della Confindustria si datano maggio 2014. Ricordo a tutti che Renzi, dall'inizio dell'anno, quando ha annunciato il Job Act, aveva sì detto
che avrebbe messo mano a tutto il mercato del lavoro, ma non aveva mai parlato di articolo 18. Se voi leggete questo e poi andate a vedere come il disegno di legge è stato fatto, capite e capite da soli che cosa non è chiaro nel disegno di legge. Qui c'è esattamente quello che succederà. Io vi invito a leggere. È Confindustria che decide quello che fa. Esattamente, cioè la domanda che mi faccio è. Nei 5 minuti ci scambiamo i documenti. Sì. Alla domanda che mi faccio è: davvero questo partito intende rappresentare tutti o intende rappresentare il blocco degli imprenditori? Perché questa è la domanda che mi faccio. Finito. Grazie. C'è un signor qui davanti, non mi ricordo chi aveva chiesto. Mi chiamo Luisa Gaetano, io per il signor ministro, se si potrebbe fare una legge per coloro che non votano, non ha nessun diritto, per chi vota ha tutti i suoi diritti. Io da 55 anni voto sempre per te. O fare una legge comunale o una legge regionale o una legge governativa. Così si vede che tutto andare a votare come si faceva una volta. Io vedevo al mio paese che tutto quanto per votazione facevano una bella fila tutta a votare. Quindi. Diamo la parola. Passo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberta Licazzi, io sono nata e vivo in San Donato e sono iscritta in San Vitale, quindi come dire oggi incarno un po' questo bel connubio. E tre cose abbastanza veloci. La prima è questa, sull'analisi del voto condivido quello che è stato detto, ovviamente di analisi ne sono state fatte tante, anche per quartiere, per regione, province e quant'altro. Sicuramente hanno inciso le inchieste, ha inciso il Job Act. Vero è anche una cosa che vorrei aggiungere, secondo il mio punto di vista. In questa regione ci sono dei cittadini e degli elettori molto maturi, quindi c'è sicuramente una parte che non ha votato perché è arrabbiata per X motivi. Però io credo che in parte questa astensione, che è una cosa gravissima, soprattutto in una regione come la nostra, abbia anche una, forse, spero, peculiarità di questo tipo. Potrebbe anche essere che alcuni elettori cittadini abbiano sospeso il proprio voto. Cioè, cosa intendo? Attenzione a dire che allora, intanto in valore assoluto hanno perso tutti i partiti, Lega compresa, rispetto alle ultime elezioni regionali. Poi è vero che in proporzione Salvini ha avuto un impatto, parla la pancia, temi dell'immigrazione, sappiamo tutti cosa vuol dire. Però è vero anche che probabilmente, mi auguro, ci siano persone che non sono andate a votare perché votavano PD e non l'hanno, molte, parlo adesso del mio partito, e non, nel nostro partito, e non l'hanno votato, però magari hanno tenuto il voto in sospeso, perché attenzione, ricordiamoci che in questa regione chi cambia partito e magari si sposta a sinistra, molto spesso poi non ci torna più nel PD, cioè una volta che va via non torna più. Nel momento in cui decide di non andare via, magari spostandosi a un partito di sinistra perché non era convinto né da sé né dall'altra componente più spostata a sinistra, magari è perché ha detto: in questo momento il PD non lo voglio votare perché non mi piace quello che sta facendo a livello nazionale, magari anche a livello locale, però sospendo il mio voto. Quindi è questo il terreno su cui credo questo partito debba fare forza, cioè tornare a parlare, come è stato detto qui, a queste persone che non hanno votato per andare a riprenderseli quei voti lì. E credo che da questo punto di vista, quello che si legge sui giornali, senza volere leggere in retroscena, però a volte si legge che ci siano già degli accordi tale per cui le pedine vanno spostate tra segreteria provinciale, segreteria regionale, questa roba qui gli elettori non la vogliono più e ce l'hanno segnalato, cioè questi accordoni, di questi accordoni la gente non ne può più, si stufa di leggere che ci sono già i nomi e le pedine messe lì dai circoli, dalle componenti istituzionali, cioè. Io credo che questo segnale vada colto. Se alcuni pezzi del partito continuano a voler andare avanti su sti binari qui e su ste robe qui, l'astensionismo può darsi che aumenti pure, perché la gente non ne può più. Questa è la mia opinione, quindi diciamo unicamente per aggiungere rispetto a quanto concordo detto sull'analisi del voto. Un'altra cosa veloce è questa che voglio dire. Io sono d'accordo quando l'onorevole Andrea De Maria dice
bisogna stare dentro questo partito. E io sono d'accordo, nonostante nella mia testa più volte abbia pensato basta, non ne posso più, ci vuole la scissione. Lo dico in maniera molto, molto schietta. Perché se noi vogliamo rappresentare i nostri valori, quelli in cui io credo e credo molti di voi, della sinistra, quei valori, quei principi, non c'è momento storico migliore di questo, in grande crisi economica, che viviamo tutti per portare avanti questi valori della sinistra, che non sono morti. Non è vero che non c'è più differenza tra destra e sinistra e siamo tutti uguali o sono tutti uguali. Non è vero, non cadiamo a volte stancamente in queste robe che sentiamo e ci andiamo dietro e non abbiamo la forza di controbattere. I valori di sinistra ci sono i nostri, li vogliamo rendere forti dentro questo partito, perché in questo momento forse fuori saremmo più deboli. E dentro questo partito però bisogna farlo in maniera, va bene, leale, però andando a sollecitare a volte il nostro segretario e premier, che ogni tanto pare ascoltare più Alfano con il suo 3% che una minoranza, chiamiamola di sinistra, dentro il partito, che è ben più maggioranza di quelle altre robe là e che ha qualcosa da dire, non necessariamente in opposizione, ma di proposte. Cioè non è che la minoranza del PD a sinistra si oppone, ma propone, che è ben diverso. È quello che abbiamo detto prima, la differenza ad esempio con quello che hanno fatto i grillini, creando una grande aspettativa e poi stringi stringi. Quindi credo che bisogna stare dentro il PD, bisogna starci cercando di portare il PD sulle tematiche di sinistra che ci stanno più a cuore, perché credo che questo sia il momento migliore anche per rappresentare, come ha detto il sindaco Sermenghi, i più deboli, che nel tempo e nella storia possono anche cambiare, nel senso chi è debole oggi magari non era debole 20 anni fa, i lavoratori possono essere diversi, ma sempre lavoratori solo bisogna ascoltarli, cioè sono la forza di questo paese. Io credo che quindi dentro il PD, almeno in questo momento storico, poi le cose possono cambiare, qua gli scenari politici abbiamo visto in 2-3 anni come cambiano, i grillini che prendono una percentuale enorme e poi che cadono, quindi però dentro il PD con forza di rappresentare la sinistra e quello che vogliamo. Io credo questo. Grazie. C'è qualcun altro? Bene? Vai, ti vai a scrivere. Allora posso parlare io? Proviamo a prego. Non è un problema, dopo si può parlare. Non abbiamo, come? C'è un lungo elenco di iscritti per cortesia. Per ultimo, vado a dirlo. Signora, io ho sentito Stefano parlare, che siamo grandi amici, ma voglio dire, hai ricostruito il PC sostanzialmente. No, nel senso che secondo me, dopo la Sbonia, no, Renzi, cioè, ci volevano i giovani, il cambio generazionale, adesso l'abbiamo fatto. L'unico, cioè hai disegnato la figura di De Maria, che credo che sia l'unico che lavora nel territorio della segreteria di Renzi. Ecco, io mi auguro che si mantenga, i De Maria si moltiplichino. Speriamo. E si costruisca questo percorso, perché io lo so che sei la fatto sua collega ha qualche idea in questa direzione. Adesso vediamo. Ecco, diciamo, la Puglisi che non prende consenso, che vuole essere candidata da tutte le parti alle primarie. Io mi auguro che la Puglisi venga messa nelle primarie, perché giustamente ha delle ottime idee giovani. Ecco, allora da questo punto di vista io credo che una delle prime cose da ricostruire nel nuovo partito è vedere come eravamo, cioè è stato un cambiamento, cioè rivedere il rapporto con la gente, magari dire se tu ti iscrivi hai la possibilità di fare un percorso, no? Cioè, la meritocrazia, magari quello che per tutti i giorni lavora come Bignami, come Bertù, come i ragazzi che sono qua a Milena, cioè, possono essere valorizzati, allora vedrai che poi ci sono altri giovani come quei ragazzi che si avvicinano ai circoli e gli danno, anche se è cambiato, c'è un circolo anche di segreteria, magari anche più bello. Però voglio dire, se diamo questo impulso, questa immagine, credo che ricostruiamo questa roba qui, che ci permette poi di discutere democraticamente di quelle cose che diceva la compagna, cioè nel senso che dopo c'è un confronto diretto, che adesso non è possibile perché non ci sono gli iscritti e non ci sono neanche i modi per poter dire quello che pensiamo. Allora, da questo punto di vista, ricostruire questa roba qui su piani diversi, fra l'altro secondo me farebbe bene anche, lo dico molto francamente, anche al sindacato, anche alle associazioni di categoria, perché vedete, quando si parla di aria nuova, effettivamente l'unico che si è un po' trasformato con tutti i difetti possibili è stato il PD, perché alla fine si è talmente trasformato che non si capisce più cosa siamo, ma voglio dire, ci sarebbe bisogno anche nel CNA, nell'associazione dei proprietari, nell'associazione degli inquilini, nei sindacati, molti non parlano, nelle lobby degli ospedali, cioè questo rinnovamento, cioè, deve avvenire dappertutto, perché sennò l'unico che ci rimette è la politica.
Per cui questa immagine qua è nel senso che evitiamo di fare avvicinare la gente alla politica, invece avremo bisogno, perché qualcuno la politica la farà. Qualcuno la politica la faranno gli industriali, la farà uno che sostituisce Renzi, la faranno, perché attenzione, quel 62% è altamente preoccupante. Perché vedete, e anche da questo punto di vista Renzi bisogna che lo sappia, io parlo con te che tu hai questi rapporti diretti, perché vedete, la gente si è disabituata, e intanto adesso c'è la disabitudine, dico ma sì, ma in fondo non voto né a destra né a sinistra, però poi intanto inizio a dire, ma insomma, ma Salvini va in mezzo alla gente, ma guarda che belle maglie che c'ha, e poi dopo dice, ma adesso proviamo, perché vedete, Salvini è un po' peggio di Grillo, io dico francamente, siamo già a un passaggio successivo. Quando la prossima volta siamo su Salvini, poi magari dopo Salvini si sposta Salvini e ci mettiamo uno con la maglia nera. Ecco, per onde evitare questo, bisogna recuperare il rapporto con la gente. E la politica è importante. Il segnale deve essere quello di dire, se fai politica, se torni in qualche modo, non dico a dare unità la domenica, capito? Però magari a vedere se la gente va a votare, perché noi ce ne freghiamo, tanto adesso sono gli altri che guardano, i grillini, che dicono ma quello non è, noi ce ne freghiamo, tanto si vince lo stesso. Però attenzione, si vince col 20% delle persone, la prossima volta con i fatti di Roma saranno meno, se non diamo una svolta saranno meno, non saranno di più, occhio e attenzione, ecco. Da questo punto di vista io sono contento che Stefano, che continua a fare la cosa che è bravissimo, se ne fosse, adesso abbiamo fatto la sbornia del cambiamento, adesso che siamo cambiati torniamo a dare importanza a uno che si avvicina al circolo anziché dargli dei calci nel culo, cioè nel senso che voglio dire, alla fine uno che è iscritto al circolo magari no, ma allora è più scemo di, no, non solo c'era una volta, c'era, no, l'aiuto, uno entrava in ospedale con la testa, adesso no, se uno ha la tessera viene visto un po' strano, deve essere scemo. Allora dico, adesso voglio dire, se uno ha la tessera, come minimo credo che sia normale agli altri. Ecco, vorrei che lanciassimo questo messaggio, ecco, tutto qui. Complimenti, sì. Ciao. Maurizio Gondoli. Giusto dopo quell'intervento, via. Dobbiamo stare sopra di lui. No, ma no, devi fare la parte riflessiva. Sono più riflessivo di lui. Se no quel disgraziato lì, nel suo seggio, a lui, il presidente, alle 2 di notte non ci mandava a letto perché gli mancava un voto. Faceva del casino, però non faceva quadrare i voti. Siete che aveva un obiettivo da raggiungere. No, adesso di là per stemperare un attimo, cioè a parte che io credo che stamattina sia una gran bella riunione perché stiamo discutendo fra di noi con idee diverse, anche qualcuno si sovrappone ad altri perché è giusto che ci sia delle idee diverse, però fortunatamente per molti della mia generazione che fanno un po' più fatica a rapportarsi ai mezzi nuovi, credo che questo sia un dibattito molto importante per confrontarci. Poi abbiamo anche dei pareri diversi, possiamo andarci sopra, però alla fine è molto importante questo fatto. Ha ragione Stefano prima quando diceva, cioè usiamo, ai giovani usiamo Twitter e Facebook perché è giusto usarlo, però troviamoci, ecco, discutiamo fra di noi, facciamo quel fatto lì. Perché secondo me, per esempio, quella parte di campagna elettorale che abbiamo fatto per le regionali, che non è stata una campagna elettorale eccezionale, però ci siamo confrontati per esempio nei banchetti con la gente e si è dato fuori un discorso, cioè che per molta gente, che quella parte di gente che, come diceva la ragazza prima che è intervenuta, che tiene il voto sospeso, e molti di questi sono di sinistra, non è andato a votare perché ha detto così o dice o non voleva andare a votare, lanciamo un messaggio a Renzi. Io mi sono battuto insieme agli altri che erano per dire guardate che noi facendo così facciamo perdere Bonaccini se tutti fanno così. Allora però vedo che alla fine c'è stata una grossa mancanza di presenza ai seggi, però almeno vedo che nell'ambito di quelli che sono andati a votare, i nostri sono andati a votare e come giustamente diceva De Maria abbiamo vinto, perché cioè, questo è importante, questo fatto qui, però è importante che noi andiamo a ragionare sul discorso di quelli che non sono venuti a votare,
prima lo si diceva, noi avremmo bisogno di riguardare, di vedere chi non è venuto a votare per andare a vedere il perché, perché per esempio al Pilastro noi abbiamo avuto dei seggi dove sono andati a votare il 50%, nel seggio dove ero rappresentante di lista io il 32%. Allora, non credo sia colpa mia, so che poi sia colpa mia, ma penso che una cosa non due nello stesso senso, esatto, la prossima volta. Allora, quello io ho già capito che mi cacciate via. Uno dei due. Quello che voglio dire, bisognerebbe andare a vedere la realtà. Io ho guardato i nomi che c'erano, ho visto che c'erano molti anziani, che c'erano molti che da nome e cognome sono di origine straniera, cioè probabilmente c'è una serie di motivi in quella zona specifica. Però bisogna che andiamo a vedere, perché noi abbiamo necessità di recuperare. Sapevamo che con quello che succedeva attorno, il giorno prima delle elezioni al circolo dicevamo che avremmo firmato per il 50%, mica per il 60%, per il 70%, che eravamo abituati, sapevamo già, però non ci aspettavamo un risultato così scarso. Per cui secondo me bisognerebbe che noi possiamo eventualmente col tempo riprendere in mano gli elenchi, questo è possibile, vedere, e poi dopo andare a discutere. Poi al nostro interno, secondo me, dobbiamo cominciare a fare discussione. Allora, vabbè, io purtroppo non sono nato ieri, per cui probabilmente dietro a certe cose c'è anche un dibattito politico all'interno del PD. Però io, per esempio, sono uno di quelli che continua ad avere dei dubbi su questa discussione all'interno del PD sulle preferenze. Poi dopo, quando vado al seggio, e questa è un'altra cosa che vorremmo fare, andare a vedere quante preferenze sono state date, ci accorgiamo che il 20-25%, non di più, dei votanti PD dà una preferenza. Allora, è una battaglia che dobbiamo fare al nostro interno, che ci sta creando lacerazioni sulle preferenze? Domanda. Andiamo a vedere, vi invito a fare anche gli altri partiti, Grillo che fa un gran casino, i grillini, il 20% mette le preferenze, gli altri no. Allora, secondo me questo è un tema nel momento che noi dobbiamo cercare di creare unità, perché oggi la discussione che c'è stata, noi sappiamo che De Maria non ha le stesse idee di Salmenghi, però abbiamo visto un dibattito che noi abbiamo necessità che all'interno del nostro partito torni così, come diceva prima la ragazza. È necessario, secondo me, che su alcune cose dobbiamo vedere. Joe Buck, per esempio. Adesso io non sono preparato come quella ragazza, quella signora che prima è intervenuta, perché non era il tema specifico di oggi. Ho sentito dire delle cose che a me risultava differente. Sarà tema in un altro momento di affrontare, non l'affronto oggi, perché il tema del Joe Buck era collegato dall'analisi del voto. Cioè, sarebbe necessario fare un'altra iniziativa, lo chiedo ai responsabili dei tre circoli, potremmo fare un'altra iniziativa di questo tipo per discutere del Joe Buck, confrontandoci chiaramente, anche discutendo, litigando, però almeno, perché io per brevità di tempo, visto che devo parlare poco, dico subito che sono d'accordo su quello che ha detto ieri Napolitano, su quello che il commento che ha detto Napolitano sulla manifestazione è mio. Chi vi parla è una persona che è iscritta da 50 anni dal PC in tutti i nomi, ed è iscritta da 44 anni dal CGL. Ieri sono stato male, ve lo dico sinceramente. Allora, chi è contento che c'era tanta gente in piazza o perché c'era poca gente in piazza, lo invidio. Io sono stato male ieri, perché ho pensato che è stata una cosa che probabilmente io speravo che ci fosse maniera di non gestire così. Per cui io credo che noi abbiamo necessità all'interno, maggioranza e minoranza del PD, di discutere all'interno del PD, perché le rotture hanno portato che noi 70 anni che con la sinistra facciamo forza a dire che noi siamo forti, che il PC era forte, però è 70 anni che abbiamo governato solo 3 volte con centro-sinistra. La sinistra non ha mai governato perché si è sempre rotta. Quando io ascolto Civatti penso a Bertinotti. Allora, ma non perché discuto, voglio dire, purtroppo il rischio è che noi, la sinistra, sia sempre rotta e ha sempre perso. Questo è il risultato che la storia racconta. Per cui dobbiamo stare attenti. Per cui mi è piaciuta molto l'impostazione che Andrea ha dato e Salmenghi hanno dato. Mi scuso con gli altri due compagni che ha fatto gli interventi più brevi. Però io credo che noi dobbiamo andare su questo avanti, sul discorso di unità. Per cui facciamo le battaglie al nostro interno. Qui c'è dei compagni anziani
al di là della nostalgia del vecchio PC, che non mi si venga a dire che il vecchio PC non litigava su Eterno prima di prendere le decisioni. Che le allora sì che c'erano i coltelli, mica adesso nelle direzioni dove va Andrea. Allora, però allora, quando si usciva di lì, a parte che non c'era Twitter, non c'era Facebook, per cui c'era il giornalista del resto del Carlino che cercava di sapere subito cosa succedeva, però si erano tutti uniti. Tac. Allora, sono d'accordo con Andrea, il Parlamento bisogna cercare di essere uniti. Le battaglie le facciamo, in un partito democratico ci sarà la maggioranza e la minoranza, però le facciamo in questa maniera. Ultimo discorso, e voglio sollevare un problema, poi scuso perché ho già esagerato. Dobbiamo vedere anche come gestire le primarie, cominciare a valutare le primarie, perché io sono terrorizzato dal fatto, scusate, terrorizzato adesso il termine un po' esagerato, ma è una mezza battuta, perché noi abbiamo fatto una regola sulle primarie, sono una gran bella cosa, però stiamo cercando, non vorrei che facessero la fine dei referendum, li stiamo esagerando. Adesso io vorrei capire, se facciamo le primarie per eleggere il segretario regionale, quanta gente verrà a votare. Perché vedete, per Bonaccini tutti hanno detto 60.000 voti e sconfitta delle primarie del PD, non è mica vero, perché noi abbiamo lavorato 3 giorni per portare, perché a Bologna è finito il martedì il provinciale, anche da zona. Abbiamo cominciato dal mercoledì, compagni che erano falsi in basso molti alla festa unità. Da mercoledì a domenica abbiamo lavorato per le primarie, abbiamo portato 60.000 voti. Grillo, che ha sbandierato la partecipazione del popolo, ha portato 2.000 persone a votare, quella che ha vinto si è presentata con 200 voti. Cioè, voglio dire, le primarie sono valide, però se noi esageriamo, allora siccome noi rischiamo di dover fare primarie per il segretario regionale, primarie per il segretario provinciale, primarie per vedere dove aprire la prossima ciclo PD a pilastro, allora secondo me noi dobbiamo cercare di vedere, se il motivo è come si dice, lo statuto è quello, si può cambiare lo statuto del PD, però non possiamo esagerare nelle primarie, perché sennò rischiamo veramente che in questo momento di difficoltà della gente nei confronti della politica venga anche, e perdiamo molto quello che secondo me è un risultato, perché al di là degli scandali e dei favoritismi, io credo che noi le primarie facciamo bene a continuare a fare. Scusate, scusa, ma purtroppo qualcuno ha votato che è mezzogiorno e avendo che ci sono circa 5-6 richieste di intervento, corriamo il rischio di mettere uno specchio e far parlare il relatore allo specchio per le conclusioni. E non è detto che si trovino d'accordo col pubblico, O con se stesso, tra l'altro. Sì, non è detto, esatto, perché già potrebbe succedere. Come dice qualcuno, ma già al pomeriggio faccio fatica a condividere quello che avevo detto al mattino, figurati. Io che vi chiedo una cosa, al vostro buon cuore scegliete come volete, o facciamo 2 minuti e parliamo tutti, o diamo la parola a 3-4 per 5 minuti, ma fermo restando, ci impegniamo a stare qui fino a lungo. Fermo restando che secondo me l'impegno più grande che dobbiamo prendere è sentire le conclusioni, ma soprattutto ritrovarci, perché non è che possiamo affrontare tutti i problemi in un giorno solo. Io, se siete d'accordo, Ghibellini, può darsi che abbia chiesto la parola. Parlo io, non parlo io. Velocissimo. No, ma 5 minuti, come noi parliamo meno. Allora, velocissimo. Allora, bella discussione. Nel senso che mi ritrovo molto nelle cose che sono state dette dai relatori. E quindi andiamo al concreto. Elezioni della giunta regionale, cosa farà questa regione? Poi dopo, fra 2 anni, discuteremo un bilancio rispetto a cosa sta facendo il nostro comune, e quindi che cosa fare rispetto a questo. La regione non sta funzionando bene, ha molte risorse che non sono spese bene rispetto alle necessità che abbiamo in questo momento. Solo fare un esempio, il collocamento non funziona, il collocamento handicap non funziona in maniera più assoluta,
Quindi diciamo il discorso i poveri sono quelli messi peggio perché non sono tutelati in questo momento. Quindi bisogna che noi riusciamo, al di là delle cose che dicono i giornali, chi va in giunta eccetera, chi va in giunta conta relativamente, il problema è qual è la linea che il PD propone a Bonaccini, ai propri rappresentanti. Il problema del lavoro è fondamentale in questo momento, quindi o riusciamo a lavorare lì anche con iniziative della regione specifiche, come dire, che facciano un passo in avanti, o non risolviamo niente. So, io sono nel settore dell'edilizia da 15 anni. A Bologna ci sono 15.000 persone che sono iscritte con partita IVA che figurano come imprenditori edili e non hanno dipendenti. Buona parte di queste sono partite IVA fasulle, quindi i dipendenti sono lì, accennavate anche voi. I dipendenti delle aziende edili sono rimasti pochissimi, molto pochi. A parte che in edilizia come dire, il licenziamento si fa a chiusura cantiere, quindi non c'è neanche il problema dell'articolo 18. Cioè, quindi siamo... Però il problema qual è? È combattere le forme fasulle di lavoro. Adesso il lavoro non è più... Ho lavorato alla Ducati, era la Fiat di Bologna, eravamo in 2000, era la fabbrica più grossa allora, oltre il comune e la sanità. Adesso le fabbriche sono le partite IVA, quindi se non ci poniamo il problema di tutelare questa gente qui, questi ragazzi con contratti intermittenti, non diamo la tutela a chi cerca lavoro, è il discorso che faceva lui, ha fotografato bene la situazione attuale. Quindi tutto quello che può modificare questa situazione, che sia il contratto di tutele crescenti, che siano altre sperimentazioni, bisogna provare a farle, perché la necessità è creare della maggiore occupazione. Quindi questo è il problema. Io quando facevo sindacalista ho cominciato a applicare l'articolo 18, facevamo anche con Mariucci delle cose pilota, nel senso c'era un'azienda che teneva 14 dipendenti e l'altra azienda che ne teneva 13 per evitare lo statuto. Siamo riusciti a fare delle cause in cui siamo riusciti a dimostrare che era un'unica azienda e quindi che si saliva sopra i 15. Abbiamo vinto la causa, il ragazzo ovviamente ha monetizzato, perché è chiaro che, come dire, in un'azienda piccola il problema del reintegro è simbolico, in realtà, come dire, vai, monetizzi perché non puoi rientrare con una situazione così difficile. Quindi l'articolo 18 è un simbolo. Dov'è la gente? È fuori, è a partita IVA, quindi bisogna lavorare su quell'altro tipo di situazione, perché sono lì i pochi lavori che ci sono. Quindi ultima cosa, la regione deve fare, il comune ad esempio di Bologna ha fatto una cosa molto interessante, la tutela sociale, cioè inserire che quando dà un lavoro fuori ci sia almeno una quota piccola di, come dire, lavoro protetto, cioè di categorie disabili eccetera eccetera. Questa è stata già fatta in altre regioni, sta dando dei risultati, però c'è un'opposizione da parte degli apparati all'interno della regione, all'interno del comune, i funzionari, cioè chi è dentro, ha una resistenza forte. Bisogna che riusciamo a, come dire, fare come oggi una discussione su come si fa innovazione, su come si fa sì che chi oggi è debole possa entrare nel lavoro e quindi crescere e quindi avere un reddito e quindi rilanciare. Ok. Io sono del circo del Piastro, voglio essere telegrafico in questo senso. Dunque, tanto per cominciare, condivido in pieno, in toto, la relazione che ha fatto De Maria.
anche se io non sono di Damaria, sia chiaro, non sono un cuperiano, tutt'altro. Però sono d'accordo con questo, in un partito ci sta così, la minoranza dovrà lavorare per diventare maggioranza al limite, però lì quando si decide, e se, io vengo da lontano purtroppo, ma sì, allora si decideva perché c'era più fiducia nei dirigenti, eccetera, per cui, sai, non c'era delle grandi discussioni, dei grandi dibattiti per la verità, ma però aveva fiducia, persone che ritenevamo giuste. Per cui io sono d'accordo che in questo modo si deve comportare, perché Renzi, con tutto sarà un guascone, tutto quello che gli pare, però è quello che tenta di cambiare questo, questo paese, che nessuno ci ha mai... Bravo. È 30 anni che parliamo di riforme, bla bla bla, alla lancia di un radio in Tombus, non è mai possibile. Allora, farà tutti i suoi difetti, tu ho detto io, poi io, me un scappa da vedere, non vogliamo morire democristiani, amico. Renzi viene dalla Regione Cattolica, come ne ha Prodi, come... Franceschini, allora per dirti, ma al di là di questo, il problema è partito democratico, voleva un partito aperto al contenuto di tutti, non di sinistra o di destra, a parte che la sinistra è mai stemone che aveva ormai il Dombus, al problema, insomma. Quella signora che ha parlato, per l'amor di Dio, andiamo, per l'amor di Dio, quella signora lì, io la rispetto, quando mi dice sì, devo essere più di sinistra, beh, ma è in dubbio di sinistra, cosa abbiamo fatto in questi anni noi? Cosa abbiamo fatto? Io fino alle ultime elezioni ho votato nelle primarie, ho votato per Bersani perché avevo fiducia, al voto volevo votare per Bersani perché avevo fiducia, poi quando alla fine, dopo forza di sbiancare il giaguaro, capito? Siamo arrivati che siamo trovati che abbiamo vinto, abbiamo perso, a capo siamo la pazienza. La presenza ha un limite, Guardate qui, io il Joe Bax, nessuno me l'ha mai proposto di leggere, non so neanche la fine, nessuno. Io però una sera, una notte, non so come sono arrivato, su un canale lì, non mi ricordo più, ho assistito a un dibattito che ha fatto Poletti, stati quasi un paio d'ore, Allora lui ha detto, sia chiaro, non è che questo qui è il Vangelo, però dice è un tentativo per vedere di modificare questa giungla che abbiamo in Italia di 40-50 contratti di lavoro, un diverso da Cletto, è un tentativo. E poi è chiaro che tutti i decreti che dovremmo fare per applicare questo, dice, è compito nostro, noi ci impegniamo fin da entro l'anno i primi decreti di pubblicarli. Cioè, a me mi è sembrato una persona seria e che avesse intenzione di dare un contributo, per cui io non sono in grado di giudicare tutto quello che c'è, perché alla fine i patronati, lo scambio che ha fatto vedere lui, tutto da dove parte, dalla riqualificazione dei disoccupati, fino ai patronati, è lo Stato che deve, intervenire con tutti i suoi uffici. Non c'è bisogno che i patronati sono sordi per aiutare i lavoratori a fare denunce, tutte quelle cose lì, evidente. Io voglio di ragionire, voglio di avvocati per interpretare tutte queste cose. Perfino lì dico, cioè a me mi ha convinto, poi c'è detto, secondo me andiamo bene. Un'altra cosa, qui arriviamo su l'analisi del voto. Oh. Amici, compagni, fratelli, io qui dico, in Emilia-Romagna andare a votare meno del 50% è una cosa, è un scandalo, ma la gente però, già a Gofoli, hai fatto la firma, si arriva al 50%, al de prima, non ce l'ha mica illusi, perché abbiamo il sentore, sentiamo la gente era nauseata, quando tu hai 41 consiglieri regionali indagati, giustamente, su 50 in Emilia Romagna, quante gente che l'hai scelto col contagocce per andare a fare il consigliere regionale, l'hai scelto col contagocce, sia ben chiaro, mica che sia gente che è stata eletta a volontà di popolo, come adesso fa, se prende la sciogliera deve fare l'assessore, perché è quella con più voto, ma fa andare, deve fare l'assessore alla sanità, addirittura, cos'era? Beh, per dirvi, compagni, amici, fratelli, mica per fare l'ironia, perché mi hai questo mi sono iscritto al PC che avevo 16 anni, ma quasi uno destra anche. Per dire allora qui, in ogni punto, in ogni
cosa che tu devi fare è un alveare che si rivoltano dentro tutti. E poi ho finito, l'ultimo, ho letto essi 300 ricorsi al Consiglio di Stato dei dipendenti della Camera, capì? E quanto ne altri vi hanno detto, come un barbiero, ma noi gli hanno detto ok, c'era la CGIL, siamo sempre qui a dare la colpa agli altri, e sono per gli altri, noi abbiamo detto di sì, questo sistema l'abbiamo creato anche noi, con tutte le buone intenzioni, con tutto il pensiero che andasse bene, però oggi come oggi bisogna avere il coraggio di rompere questo cerchio, lo dobbiamo rompere solo se andava avanti con molto bene. Bravo. Bravo. No, poi quando sento la Camusso che dice hanno i ferrovieri, utili da precettato, mai successo, ma sono caio, mai successo, ma quante volte ha preso te in Italia, le categorie, ma quante volte, mai successo in Italia, per avuto, non sta per avuto. Per l'amor di Dio. Vabbè, tanto io, oltre a esprimere ovviamente soddisfazione per questa iniziativa congiunta da segretario di circolo di San Donato Centro, posso permettermi di ricordare che io, qua c'è il segretario di circolo di Cirenaica, noi eravamo già partiti, no, 2 anni fa a fare iniziative congiunte, e devo dire che sono contento che siamo arrivati a questo punto. È importante che ci sia un'integrazione fra le due unioni. Poi con Castagnato poi abbiamo conquistato. Poi si vedrà. Si vedrà. No, io cercherò di essere breve, però non potrò non intervenire. Tra l'altro mi scuso perché dopo dovrò andare via abbastanza in fretta. Io credo che le due cause principali che sono state ricordate sull'astensionismo, quindi nell'analisi del voto, sulle quali ovviamente concordiamo tutti, penso siano facce della stessa medaglia, nel senso che noi abbiamo bisogno di recuperare come partito, da una parte, la capacità di discutere, integrare e trovare una sintesi anche con alcune, diciamo, parti del partito che non sono d'accordo sulle linee della maggioranza. E ne parlavamo prima, diciamo, c'è stata una discussione ampia sulla maggioranza e sulle tensioni fra governo e sindacati. Io credo che il ruolo del Partito Democratico, specialmente il ruolo a Bologna e in Emilia Romagna, non possa essere lasciato, diciamo, in disparte, non possa essere demandato a qualcun altro. Noi siamo le persone che, specialmente in questi tempi di crisi dei corpi intermedi, perché la crisi c'è nel sindacato, nella situazione, dobbiamo recuperare questo ruolo, e dobbiamo recuperarlo partendo dal basso. Guardate, vado al secondo punto. Il problema sugli scandali della regione, sugli scandali del Consiglio regionale, posto che ha toccato tutti i partiti, quindi quella è una causa di astensione che si è rivolta verso tutti, e deriva dal fatto che noi abbiamo perso sostanzialmente il controllo sugli eletti. Noi da partito locale non riusciamo più, grazie al fatto che c'è un rapporto diretto fra eletto e elettore, a controllare quello che fanno gli eletti. Adesso qua abbiamo un esempio virtuoso di un parlamentare che, dopo che è stato eletto, ha continuato a girare per il territorio confrontandosi con la base, ma questa purtroppo è un'eccezione, non è una regola. La maggior ragione, per quanto riguarda, insomma, persone che sono state elette, diciamo, in base ad accordi, vogliamo dirla così, su aree di sensibilità diverse, quindi hanno fatto parte del listino, non devo fare nomi perché tanto, diciamo, li conoscete, no? E che poi però, una volta che sono parte di un consiglio regionale, di un'amministrazione, non devono più sentirsi in dovere di rendicontare nessuno, sono magari quelli che poi li hanno eletti. Questo non va bene. Questo è una causa dell'indebolimento di una struttura, di un corpo intermedio, di un partito,
che invece è quello che ci può e ci deve salvare. Noi non possiamo demandare a qualcun altro la gestione della linea politica, della gestione. Poi è chiaro che trovare una sintesi, diciamo, più alta quando ci sono opinioni così differenti è difficile, ma noi dobbiamo, questo è il nostro ruolo, noi siamo nati per questo. E noi siamo nati anche perché ci sia, io lo dico come, diciamo, faccio un appello, visto che adesso andremo al congresso regionale, che ci sia una discussione ampia, un confronto, un dibattito sui temi, non che ci riduciamo, e io questo l'ho sentito purtroppo, alla direzione provinciale, a fissare le regole per raccogliere le firme e poi andare alle primarie, perché vuol dire che non abbiamo capito niente. In Veneto hanno votato il 25% di quelli dell'anno scorso ed erano primarie di coalizione. Chiaro? Il 25% di quelli che hanno votato per le primarie del PD ha votato per il candidato presidente della regione in Veneto. Vogliamo continuare così? Vogliamo continuare a andare sui giornali, andare sulle televisioni, fare dibattito in questo modo? Io credo che non sia possibile. Io credo, come diceva Marchesini, questa sia la prima cosa da fare per riattivare una, diciamo, minima considerazione verso gli iscritti e verso quelli che fanno attività, che poi sono quelli che fanno campagna elettorale, che fanno i banchetti e che si possono dire voi siete tutti uguali. Questo è il punto. Sul Giovers, fatemi dire due cose, perché allora io ho dei dati diversi rispetto a quelli del sindaco, però sono quelli del Ministero del Lavoro, quindi come dicevi tu io ho fede, ci credo, e dico che nel 2013 ci sono stati circa 900.000 licenziamenti, per lo più individuali, non collettive, nel senso che non hanno chiuso delle fabbriche ma hanno chiuso dei reparti. Questo purtroppo la maggior parte erano per motivi economici, non per motivi disciplinari e non per motivi, diciamo, palesemente ingiusti, insomma, non è licenziamento. Questo purtroppo ha un nome e un cognome, si chiama legge Fornero. Ed è una legge per cui, sulla quale noi come PD non abbiamo potuto, voluto, saputo incidere abbastanza. Allora, adesso sospendiamo il giudizio perché, diciamo, come si diceva prima, mancano i decreti delegati. La cosa importante è, io voglio capire esattamente quali sono le tipologie dei contratti di lavoro per carico, partite IVA, che vengono disciplinate e che vengono eliminate. Questo è fondamentale. La seconda cosa però, perché questo non basta, è capire quante risorse abbiamo noi per gli ammortizzatori sociali, perché quelle che è successo, quelle che sono state stanziate, che sono la cassa integrazione, sono quelle delle fine, non sono sufficienti. L'ultima cosa è, diciamo, vediamo con una speranza. Quelli che creano lavoro non sono le leggi, non sono i legislatori, sono gli imprenditori, sono i cooperatori, mettiamoci anche i cooperatori, perché qua ci dimentichiamo sempre di una parte della nostra. Quindi, però, in questo periodo di crisi c'è bisogno di un investimento pubblico, perché privato non basta. E c'è bisogno di un investimento pubblico, spero che lo capisca anche l'Europa, perché noi ci siamo spesi, abbiamo votato tanto per il PD apposta per contare di più in Europa. E quindi chiudo così, siamo tutti keynesiani. Sono Pierluigi Giacomoni.